rubo due minuti di numero proprio per fare una piccola presentazione, un po' sullo spirito di questi incontri. Ricordiamo lo scorso, che è stato a Milano, ma che esiste. Lo spirito di questi incontri, prima di tutto, non è dare un'attenzione, come ricordiamo sempre, il Movimento 5 Stelle non ha l'ottica del leader che ti dice guarda, pensiamo così su AMC, la pensiamo così sulla macchina, ma al contrario cerchiamo di dare tutti gli strumenti possibili ai cittadini tecnici per permettere di valutare autonomamente il provvedimento del caso. E come abbiamo fatto per la mafia, la mafia invitando il procuratore del Tribunale della Guardia di Milano, della Chiesa e altri esperti, abbiamo fatto così per la RC, per l'inquinamento e per la mobilità sostenibile a Milano. Mi scuso anche per il piccolo richiamo all'inizio di questa serata, stavano chiedendo ancora il Consiglio Comunale proprio su la RC. Anche qui è stato molto interessante sentire le motivazioni di maggioranza e opposizione riguardo. In molti casi era sempre semplice leggere i dati della Oxford University proprio sull'analisi alla comunità sociale inglese per scontare le critiche e i numeri stessi dati da alcuni responsabili dell'opposizione in modo molto tendenzioso proprio per cavalcare la semplice critica. Al contrario, c'è un fattore chiave nel Consiglio Comunale. Oggi è la prima volta che abbiamo parlato di AEC al Consiglio Comunale e la cosa interessante è che è già stata approvata. Quindi, anche questo, ed è stata la nostra critica principale, scusate, abbiamo parlato fino adesso di partecipazione e il primo momento in cui ci permettete di parlare di AEC è dopo. Infatti la gestione è stata questa, una delibera di giunta con il trucchetto, tra virgolette, dell'operazione sperimentale. In questo modo si aggira il Consiglio Comunale, lo si toglie dalla discussione pubblica e il 448 è approvato. Ovviamente, questo non è il nostro caso, perché anche a parte lo strumento che adesso andremo a scoprire a dettaglio, ci sia nella parte di attuazione un grande dibattito da fare, soprattutto da coinvolgere la rete, la cittadinanza. Quindi, su questo spirito, noi questa sera, dal punto di vista tecnico, inizieremo ad analizzare sia l'inquinamento, partendo proprio dalla composizione di fatto, fino ad arrivare agli strumenti urbanistici e tecnici per combattere, per alzare la qualità della nostra città. Ovviamente è un'ottica quella di formazione, tra virgolette, di prendere i contributi tecnici che riceviamo, rielaborarli e continuare la discussione in rete. Questo ovviamente può dare un approfondimento continuo e un costante confronto tra i rappresentanti delle istituzioni. Grazie e buona giornata a tutti. Passo adesso il microfono a Claudia, attivista del Movimento 5 Stelle, che ci aiuterà come moderatore per questa serata. Grazie, buonasera a tutti. Non aggiungerò in nulla con la Mattia, anche per i tempi sono piuttosto stretti. Invito semplicemente chi volesse a segnarsi per poi rimanere, potrà fare alla fine degli interventi. Speriamo che sia un lavoro. L'obiettivo dell'incontro è proprio un confronto con la cittadinanza, che è invitata appunto degli esperti. Ci devo dire che non sono attivisti del Movimento 5 Stelle, siamo invitati proprio come esperti tematici e quindi spero che possa essere tutto utile. Primo intervento del dottor Giovanni Bramizzi, del Quale Slide, dell'Istituto della Sinergia, che è la Società Italiana di Medicina Generale. Lui ha fatto diverse analisi della qualità dell'aria, era già stato nostro ospite a marzo dell'anno scorso, ma riteniamo importante che alcuni dati siano diffusi e conosciuti da più persone possibili. Uno dei motivi della serata è proprio questo. Quindi passo la parola a lui, se si può raccontare. Buonasera a tutti, innanzitutto sono Giovanni Bramizzi, sono un medico, sono del ruolo di specialità, da come da tanti anni insieme a un mio fotografo Ario Lundgren, lavoriamo sull'ambiente, abbiamo un laboratorio che si è interessato di fumo di sigaretta inizialmente, quindi dell'inquinamento passivo, di cosa c'è nel fumo, poi piano piano. Se si vuole misurare l'inquinamento da fumo passivo, bisogna per forza misurare anche l'inquinamento esterno, perché il PM10 del fumo passivo, il PM2.5, il PM1, il nanopolvere del fumo, sono praticamente un
uguali a quelle prodotte dal clima di scappamento, più o meno, comunque dalla legna che brucia, così via. Tutto quello che è intendimento e combustione è una materia che unifica queste fonti di inquinamento, e il traffico è una materia particolare perché le nostre città sono sovrastate dal traffico. E per cui alla fine siamo diventati anche abbastanza esperti di misurazione da inquinamento urbano. Abbiamo avuto la fortuna di avere anche dei collaboratori, dei partner molto validi come i colleghi della Los Angeles University, professor Schultz, della Columbia University di New York, professor Westheimer, con i quali abbiamo messo a punto alcuni studi che a noi piace chiamare traslazionali, cioè studi che con poche risorse possono affrontare e dare risposte ad alcuni interrogativi pratici che si manifestano a causa di un inquinamento di vario tipo nelle nostre città, nei nostri ambienti. Uno di questi era, per esempio, sapere se l'inquinamento da traffico è un inquinante che può ridurre l'inquinamento se noi prendiamo l'inflazione rispetto al traffico. Ora, quando si decide che se ci sono troppe macchine, secondo noi la riprimanda è cattiva perché c'è troppo traffico, si prendono iniziative come quelle del traffico. E una delle domande è: va bene, riduciamo il traffico, ma poi il PM10 diminuisce o no? La risposta è no, perché sono state fatte parecchie misurazioni e questo è quanto. Ma il PM10 che cos'è? Allora, bisogna fare un po' di storia del PM10, bisogna capire che cos'è, se sono le polveri del PM10, e bisogna capire che cos'è invece l'inquinamento da traffico, che sono nanopolveri. E qui la relazione che farò, che comunque sarà, perché non avete paura, parte un po' da questo presupposto. Presupposto di tutto è quello che è successo nel 1952 a Londra, quando ci sono state circa 13.000 morti in giro di un mese, due mesi, a causa di un inquinamento da polvere sottili straordinario, per una concomitanza di fattori ambientali e atmosferici, Londra si è trovata con il PM10, sapete che attualmente il PM10 è il valore normato in Europa è 50 microgrammi al metro cubo, che non dovrebbe essere superato se non più di 30, 33 volte, 37 volte, quante comunque in giro di un anno, 50 microgrammi. In quel caso l'inquinamento variava dai 3.000 ai 13.000 microgrammi metro cubo, quindi dosi molto più alte di quelle a cui siamo abituati noi. Però questa situazione ci ha permesso ai medici in primo luogo di intercettare un fenomeno particolare che era quello di un aumento della mortalità. Il giorno dopo, il 5 dicembre 1952, c'era già un aumento di mortalità e di morbidità, cioè tantissime persone andavano in pronto soccorso per patologie polmonari e cardiovascolari soprattutto, e molti morivano, soprattutto gli anziani, anziani che abbiamo già problemi patologie e malattie croniche, e i bambini piccoli che avevano proprio malattie, quindi le persone più fragili. Questo ha portato quindi a questa massiccia, una strage, una strage che ha permesso però di dare il via poi anche a quello che è stata l'epidemiologia, l'epidemiologia dell'inquinamento da polveri. Quindi le polveri fanno effettivamente male, le polveri, come dice il vostro manifesto, le polveri possono uccidere, effettivamente abbiamo una percezione che ci siano alcune migliaia di morti all'anno in Italia a causa dell'inquinamento. A giorno d'oggi con i valori, il limite di 50, con i valori di sforamenti che abbiamo avuto, per esempio vi rifaccio a gennaio, metà febbraio del 2011, scusate, l'anno scorso,
abbiamo avuto una quarantina di sfollamenti in 45 giorni, molti dei quali sopra i 100 microgrammi metro cubo. Ora, se Londra erano 3.000, però noi sappiamo che 100 microgrammi metro cubo sono diversi da 60. Ci sono insomma, dei dati che ci dicono, dei dati di letteratura medica, che ci dicono per esempio che 100, in esposizione a 100 microgrammi metro cubo di PM10 cambiano qualche cosa nel soggetto asmatico, danno un'ostruzione immediata, quindi un danno può essere immediato, e i soggetti asmatici vanno incontro ad una limitazione del calibro dei bronchi. Questo è uno studio fatto nel 2007, lo vedremo a Londra, ha permesso di evidenziare anche queste cose, quindi all'interno ci sono dei limiti, il PM10 è un limite di 50, sopra i 50 siamo sicuramente degli adulti, però 60 è diverso da 100 e 100 probabilmente è diverso da 150, quindi anche queste cose spesso non si dicono, non si sanno, però effettivamente Milano rappresenta per il suo inquinamento una situazione di emergenza sanitaria, cioè la salute dei cittadini è minacciata comunque, quindi bisogna prendere delle iniziative. Sì, darei volentieri lì in mezzo, però devo poi manovrare questo aggeggio. Ecco, se si va comunque in letteratura si vedono queste situazioni. Facciamo un punto su PM10, vedete che PM10 è background urbano, di background, è quello che è spalmato più o meno su tutta la città e quasi si può dire che è un indice, che è quasi uguale fra tutte le città della lingua padana. Ci sono pochissime differenze tra Milano, Como, Pavia, Mantova, addirittura Sondrio. Perché è un indicatore praticamente spalmato, un indicatore di polvere, cosiddette invecchiate. Invecchiate che sono sospese per tanto tempo, e però per tanto tempo sono anche capaci di migrare, di spostarsi con leggere brezze, a seconda dei venti, che però in lingua padana sono piuttosto deboli, e quindi ti fa una specie di coltre più o meno concentrata in modo quasi uguale su tutta la lingua padana. Questo è quello che è il PM10. Vedete, PM10 vuol dire tutte le polveri da 0 a 10 micron. Quando io misuro il PM10, lo misuro andando a pesare dei filtri che sono stati esposti per 24 ore a un flusso d'aria che viene captata dall'esterno a Milano, dall'alto, questa misurazione ogni giorno. E il PM10, quindi delle 24 ore, rappresenta tutto l'insieme di polveri completamente molto eterogenee tra di loro, molto diverse. Dal punto di vista granulometrico ci sono polveri ultra fini di dimensioni inferiori a 0,1 micron e sono quelle, guardate questa diapositiva, questo è un esempio di particolato di vitro con il particolato esposto alla superficie al microscopio elettronico, e vedete che ci sono alcune polveri, alcuni granuli grossolani come questo, che però rappresenta un micron. Guardate che questi sono 5 micron in questa scala, quindi questo è circa un micron, ma la stragrande maggioranza delle altre particelle, vedete, sono particelle che sono inferiori alle frazioni di micron, sono piccolissime e sono delle polveri ultra fini o nanopolveri. E quindi alla fine quello che conta sulla pesata, sulla massa cosiddetta, sono quelle più grosse, che hanno un peso sostanziale, quelle più piccole sono molto più impalpabili, perché partecipano molto poco alla definizione, solo parzialmente alla definizione del PM10, che invece è la figura rappresentata quasi sempre dalle polveri cosiddette grossolane, COMS, come si dice in termini di gergo, che sono le polveri comprese tra i 2,5 micron e i 10 micron. Anche queste polveri grossolane hanno qualche effetto
sono anche loro comunque tossiche, ma le polveri più tossiche sono quelle piccoline, quelle formate da nanoparticelle, perché? Perché fondamentalmente sono le nanoparticelle che sono capaci di permeare tutto l'albero respiratorio, mentre quelle grossolane si fermano in bocca, contro la faringe si fermano nelle aree respiratorie, quelle ultra fini riescono a superare anche i bronchioli, arrivano dall'alveolo polmonare e quelle 50, 60, 20 nanometri sono capaci anche di traslocare dove passare dagli alveoli al sangue, attraverso le prime alveolare. E questo spiega per una cosa che si domandava, cioè io sono un medico, però secondo me la materia degli aerosol non è una materia che ci parlano molto, ne sanno veramente poco, perché l'insegnamento accademico è questo, cioè non c'è uno studio, un insegnamento dell'inquinamento del particolato, pochissimi lo fanno, insomma. Però quindi uno dice, ma come io respiro? E quindi se respiro qualcosa che mi fa male, saranno solo i polmoni a essere interessati. Invece si è visto dagli studi, per esempio, di Londra, che la maggior parte delle persone con moralità non solo per problemi respiratori, ma per problemi cardiaci, e alcuni solo per problemi cardiaci. E questo adesso lo sappiamo, è spiegato dal fatto che la gran parte delle nanoparticelle traslocano, passano nel sangue e quindi vanno a insediarsi in tutti gli organi, compreso il cuore, compreso gli endoteli, le arterie e le vene, compreso il cervello. Non una particella nel cervello, e questo perché è un problema? Perché le nanoparticelle rappresentano fondamentalmente, dal punto di vista della quantità di sostanze chimiche che trasportano sulla loro superficie, queste sostanze chimiche da combustione sono quelle che ci preoccupano, sono le sostanze carboniose, cioè gli idrocarburi con i cimici aromatici, per fare un esempio, benzopirene, sostanze cancerogene, sostanze comunque che inducono stress ossidativo, che alterano proteine, lipidi e anche un danno genotossico, quindi alterando il DNA. Queste sostanze sono adese soprattutto sulle nanoparticelle, che sono molto piccole, ma dal punto di vista della moltiplicazione sono molto numerose, sono migliaia di volte più numerose delle polveri grossolane, sono quelle che determinano il carico tossico del PM10. Questo è un piccolo background che bisogna fare, e senza dimenticare che il PM10 è stato fondamentale per capire l'effetto pericoloso per la salute tossico delle polveri da combustione, perché gli studi più importanti sono stati fatti proprio studiando il PM10. Si è visto, per esempio, questi studi sono, questo è un esempio di uno studio tra i più famosi, che ha dimostrato che per un incremento di 10 microgrammi metro cubo di PM10 c'è un aumento di mortalità giorno dopo dello 0,5%, cioè 0,5%, no, ci sono 200 morti al giorno, per dire che muore una persona, ma è poco, aumento, però 10 ogni 10. Quindi se da 50 passiamo a 100, passiamo a 500, per dire, la situazione diventa veramente poi una specie di situazione di emergenza, che è quasi una vera e propria epidemia, con una strage, una mortalità altissima, a causa di inquinamento di questi polveri. Questo è il PM10. In questo PM10 un banco sono fatti studi tantissimi, su questo nessuno ci dice. Ma è chiaro che c'è un'emergenza sanitaria di questo tipo. Quindi il PM10 è molto democratico, si sparma su tutta Milano, e su tutta Milano però non basta. C'è chi dalle polveri cittadine è più messo a rischio della sua salute. E chi sono? Sono le persone che abitano, risiedono o lavorano
in prossimità di grandi arterie trafficate, che a Milano, per esempio, non sono poche. Ecco, il concetto che su questa sera noi vogliamo insistere un po' proprio questo, che non c'è un altro particolare rischio per chi vive in città, e per chi vive in città in modo particolare, quindi per chi risiede a breve distanza dalle grandi arterie. Grandi arterie, intenso traffico, si intendono vie con più di 20.000 passaggi al giorno. Sicuramente le nostre circonvallazioni, Corso Buenos Aires, eccetera, sono arterie di questo tipo. Si calcola, i dati sono però americani, che nelle città metropolitane circa il 30% dei residenti sono esposti a questo tipo di esposizione particolare. Perché c'è questo problema di rischio da traffico di prossimità? Perché è diverso il traffico di prossimità dal PM10, è vero e proprio, quello vecchio, quello che si spagna su tutto? Perché c'è una emissione particolare fresca a centro strada dai veicoli, e questa emissione fresca è composta da nanoparticelle soprattutto, che sono nanoparticelle, sempre queste, carboniose, che sono particolari perché vanno, abbiamo detto, vanno tutto il polmone, vanno anche nei macrofagi polmonari, si ritrovano nell'espettorato, per esempio vedete questa situazione, e questo studio per esempio ha dimostrato che nei bambini esposti al traffico di prossimità c'era una maggiore concentrazione di particelle carboniose, non solo, ma questi bambini con maggiore particelle carboniose devono anche una minore sviluppo funzionale comune. Notate che questi erano bambini sani, non erano bambini malati, bambini sinistri, bambini stranieri che non avevano nessun caso. Quindi questo è una delle studi, diciamo, seminari di questa materia, che ci dice che essere esposti al traffico di prossimità, quindi il traffico fatale se ci stiamo vicini soprattutto. Altri studi hanno dimostrato che le persone asmatiche, se stanno esposte solo 2 ore al traffico di Oxford Street, a Londra, che era traffico qualche anno fa, prevalentemente costruito da autobus diesel, andavano incontro a reazioni asmatiche, non solo, ma c'era anche un momento di infiammazione a livello dei loro polmoni. Diversa la situazione invece se permanevano 2 ore in Hyde Park, in cui tutto questo, tra le altre cose ancora, sono diciamo, riassunte in varie sintesi della materia, cioè vedete, traffic related to pollution, l'inquinamento dal traffico. Una revisione critica della letteratura sulle emissioni di esposizione degli effetti per la salute. Questo è un aggetto esame di uno special report della EHAI, che è una Earth Effect Institute americano, che ha convocato 20 tra i maggiori epidemiologi internazionali a lavorare una settimana insieme per stilare un rapporto sull'evidenza del rischio di prossimità. In sintesi, gli studi scientifici hanno permesso di concludere che l'Italia è entro 500 metri di un'arteria, ma i dati più forti sono quelli entro 200 metri di un'arteria molto trafficata, comporta l'esposizione di inquinanti primari, che sono proprio le particelle da benessere. Certo che se io ho un'emozione, il corso di Mosaires, vicino magari al semaforo, lì la concentrazione di una particella è enorme. Se io vivo con il primo piano, che sono 20 metri da centro strada, anche lì la mia concentrazione non è in casa mia, perché la mia particella si comporta come un gas, e a meno che io non abbia serramenti nella tenuta stagna, avrò al mio interno della casa una concentrazione
concentrazione di coaguli che noi sappiamo in media è 70-80% di quella di sperma. Quindi il movimento esterno, fra l'altro, trasloca rapidamente nella nostra abitazione, se vogliamo, nella nostra casa. Ecco, vedete che i dati sono che questo negli Stati Uniti riguarda questo tipo di situazione, il 30% della popolazione. La popolazione di questo studio sono dati altri analoghi, solo che c'è un'evidenza A, cioè il rapporto di causa effetto. Non c'è dubbio, validato su che cosa? Sul fatto che l'esposizione al traffico di prossimità, alle sue emissioni di traffico, è causa di riacutizzazioni asmatiche nei bambini, soprattutto anche negli adulti. Quindi il rischio è di avere chi ha l'asma comunque sta molto peggio. Evidenza B, potere dato molto suggestivo, ma non del tutto sufficiente per affermare con sicurezza il rapporto di causalità, ma molto molto suggestivo. E rispetto all'aumento di nuovi casi d'asma nel bambino e alla morbilità e mortalità cardiovascolare. C'è un'evidenza C, che è un'evidenza questa invece più fragile, su cui gli specialisti sono ancora in dubbio fra di loro, non sono ancora d'accordo, e che è quella rispetto al rischio oncologico. Non c'è dubbio comunque che io come medico, se penso che la grande maggioranza di queste particelle trasportano idrocarburi con ciclici aromatici che sono cancerogeni, dico che è probabile che il rischio di tumore sicuramente sia aumentato effettivamente. E a questo punto ci si dice benissimo, allora limitiamo il traffico e vediamo che cosa succede. E come rilasciato a quello che abbiamo detto prima, io se limito il traffico limito delle emissioni di nanoparticelle carboniose che non pesano quasi niente e nel PM10 contano relativamente poco. Allora quale sarà l'indicatore per misurare, andare a vedere se cambia qualche cosa prendendo iniziative di limitazione come per esempio l'ecopass? Non può essere il PM10 perché probabilmente lo dovremo uguale per tutto, saranno le nanoparticelle carboniose. E quindi è quello che è successo effettivamente col PM10 perché noi abbiamo fatto uno studio iniziale qualche anno fa, 3 anni fa, studiando la direttrice Loreto l'uomo, quindi c'è una zona, corso Buenos Aires, che è a traffico libero, c'è una zona, corso Venezia, in zona Ecopass, con una riduzione del 119% del traffico, c'è una zona, piazza del Duomo, una zona pedonale. Il risultato era che non si vede nessuna differenza nella zona, tra le diverse zone, misurando il PM10. Ma se si misurava contemporaneamente il black carbon, che è una misura di nanoparticelle carboniose, si trovavano differenze invece significative. Perché? Perché le nanoparticelle, che sono queste, prodotte al centro di un'autostrada, si ritrovano, mi spiace che c'è questo problema con il mouse, comunque si ritrovano ad alta concentrazione appena prodotte, ma sotto vento nel raggio di 100-200 metri, adesso non voglio fare altri disastri con questo mouse, si diluiscono, vedete il numero di particelle, che è quello che il tratteggio, vedete che aumenta subito il prodotto al centro della strada. Vediamo se adesso a farlo. Eccolo qua, vedete, questo è la basale, questo è l'aumento di impennata, si impenna tutto. Ecco, e a distanza però se avete sullo destra scende praticamente a 100 metri, abbiamo già l'80% di meno di nanoparticelle. Il BC, che sarebbe del carro, si comporta in modo analogo. E perché si usa il BC per una particella per misurare questo tipo di inquinamento? Perché è più stabile, lo si controlla molto bene e perché tra l'altro ci dà un'indicazione anche chimica, ci dice qualcosa di diverso, perché il numero di una particella è un numero e basta. Quindi sappiamo se sono particelle, però non sappiamo cosa sono. Invece il peccato ci dà un'indicazione non solo del tipo di particelle, sono particelle nanometriche, ma solo per ricevere nanometriche di una determinata composizione chimica, cioè di
sia pericoloso, quindi è molto più pericoloso. E quindi da alcuni anni sono un sacco di studi. Questo è il nostro studio che adesso vedete, non è uno studio nuovo concettualmente, è uno studio che si fa un background di altre ricerche che ha creato questo tipo di conoscenze particolari, che è quello del traffico di prossimità. E è chiaro che se io voglio vedere se cambia qualche cosa nel numero, nella composizione dell'area, nella nanoparticella, può andare a misurare le nanoparticelle, non il PM10. A questo punto, ecco, questo era stato il primo studio che avevamo fatto semplicemente facendo una situazione personale, cioè con degli strumenti portatili, camminando 6 volte, abbiamo fatto 6 asse in giornate diverse, da Loreto, Mandarina Verde A, fino a Piazza del Duomo, Mandarina Verde B, passando da una zona senza abitazione, una zona ecco, passando praticamente. Il risultato è stato questo. Vedete che quando si lasciava piazzare Loreto si riducevano i rapporti tra il carbo e il PM10, cioè l'aria del PM10 conteneva meno del carbo, fino ad arrivare appunto in un livello più basso in corso del 2 in piazza del Duomo. Poi tornavamo verso piazzare Loreto e di nuovo aumentava il rapporto del carbo nel PM10, che vuol dire che aumentava la tossicità del PM10. Abbiamo ripetuto uno studio però in maniera più completa, cioè mettendo delle centraline fisse durante il giorno in Corso Buenos Aires, in Corso Venezia e in Corso Loreto. Abbiamo fatto questo studio in Corso Lodi, in Corso Equator Romana, Piazza del Duomo ancora e di nuovo in Corso Vercelli, Corso Magenta, Duomo. Quindi 3 giornate diverse. Abbiamo ancora circa 5 minuti. Io ho finito. Grazie. Queste sono i metodi di verifica dell'accuratezza degli strumenti. Questo è una lentina, avete le 3 zone, avete il giorno 1, 2, 3, l'asse nuovo Loreto, 1,45 l'asse nuovo Corso Lodi e 1,67 l'asse nuovo Vercelli. Questi sono i puntiformi, vedete che nelle zone in rosso, le zone a traffico libero, senza limitazioni, c'era il livello di blackout, erano sempre superiori rispetto alle altre. E il rapporto fra blackout e PM10 sono questi, vedete nel primo test, avevamo il 25% del blackout PM10 in piazza Loreto in questo caso, il 12% di 9,8 nelle altre 2 zone, le conclusioni erano quindi una riduzione della tossicità del PM10 del 47% nella zona Ecopas e del 62% in piazza del Duomo. Queste simultaneamente erano i dati del PM10, del PM25 e del PM1 misurati simultaneamente dalle stazioni. E non avevamo trovato nessuna differenza significativa, proprio perché questo era atteso, ma è una conferma di tanti studi, una conferma non era più famosa. Questo studio è stato fatto con i colleghi americani anche, che hanno collaborato anche personalmente, però mi piace molto di là, c'è un volentieri. Per cui c'è questa è una conferma, facciamo un pubblicità, anche tanti altri dati, di Pechino, per esempio, uno studio fatto preliminare per le Olimpiadi del 2010 e lì è stato chiesto all'amministrazione di verificare come produrre l'inquinamento, soprattutto il dottor Recano. E il professor Westerberg, che ha collaborato con noi, è andato e ha lavorato lì per fare questo tipo di studio. Questo tipo di studio dà delle risultati immediati. Guardate le giornate senza traffico. 10 dicembre. Se noi prendiamo questa giornata, mi pare forse questa fosse il 9,
vedete nel cerchio verde, questo era il periodo dalle 10 di mattina alle 6 di sera, in cui era in vigore il blocco del traffico. A un certo punto si vede molto bene la tendenza, la tendenza del PM10 ad aumentare e del blackout, l'altro pavimento più alto, è abituato a diminuire. Quindi si può dire che è positivo in qualche modo anche fermare il traffico per poche ore è utile, però guardiamo che effettivamente finito proprio del traffico, guardate a destra, si vede molto bene, riprende immediatamente il black carbon e la tossicità del PM10, insomma, le iniziative sporadiche sono strutturali, possono essere utili per interrompere un andamento di emergenza, quello che ci quindi in qualche modo sono utili, però sono assolutamente temporanei e delle miscele. Questi sono i dati aggregati e riporto su queste sono ultime diapositive. C'è un lavoro molto bello che abbiamo pubblicato sulla sfera di chemistry and physics da un gruppo intereuropeo che ha studiato 7 città, inquinamento, e la conclusione è che per monitorare l'inquinamento delle città bisogna utilizzare effettivamente il black carbon, perché questi problemi hanno supposti delle domande. Vedete, in molte città sono basta, in molte città di Europa abbiamo dei limiti di qualità dell'aria, però in molte città l'aria è molto cattiva e questi limiti sono superati. L'emissione del traffico sembra importante per questo inquinamento. Di conseguenza molte di queste città hanno preso delle decisioni, delle limitazioni, ma nonostante questi interventi, un numero di città non ha, cioè la città non è riuscita a dimostrare una riduzione dei livelli di PM. Allora, si domanda, questo è dovuto al fatto che questi piani sono sovrastimati, cioè che il traffico conta poco, le emissioni di traffico contribuiscono meno dell'aspettato rispetto al PM, oppure dominica vostra serie di abbiamo bisogno di un indicatore più specifico del traffico per misurare l'impatto di queste iniziative. E una conclusione per la sua ultima linea, sì, così i livelli di black carbon should be measured, devono essere misurati e siti di qualità dell'aria insieme all'indicatore, ho inteso. Ultima è invece un dato epidemiologico, questo è recentissimo, che ci dice che se si usa la concentrazione di black carbon emesso del PM10 è possibile magnificare fino a 10 volte i danni da traffico sulla salute. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il PM10 spesso può non farci vedere niente, se invece usiamo un black carbon è più facile mettere in correlazione l'esposizione e i danni alla salute. Ecco, io vi ringrazio molto per la vostra attenzione, questi sono i crediti, se voi avete qualche domanda da fare, più volentieri. Grazie dottore, poi diciamo le slide che abbiamo fatto l'intervento, lo usiamo come i crediti di quando anche questo sarà messo online, per cui non è tutto esserci. Quindi passo la parola a Enrico Federighini, essendo il comitato promotore del referendum cittadini sull'ambiente, ha una mailing list molto viva che seguiamo sempre con interesse, da quello che abbiamo chiesto di fare una relazione rispetto in particolare alla DC, visto che oggi è il primo giorno, alcune integrazioni, considerazioni e proposte. Sì, grazie, buonasera a tutti, ma io partirei per agganciarmi all'interessante del professor Ipernizzi, perché quanto ha detto, e penso che non si fermerà qui, perché credo che l'attuale amministrazione, date anche le evidenze scientifiche, non potrà fare a meno di avviare, come parleremo, un protocollo di monitoraggio e di verifiche sul campo per
per quanto riguarda questo specifico marcatore di inquinamento atmosferico. La relazione e le evidenze scientifiche dimostrano due cose, secondo me, che servono misure strutturali, non episodiche. Certo che durante sia un beneficio, ma abbiamo subito poi i picchi che tornano in atto, quindi servono misure di lungo periodo. Nessuna misura è magica, nessuna bacchetta magica, non esiste un'unica misura che possa risolvere il problema, ma non occorre aspettare a novembre dicembre per accorgersi che a Milano c'è una situazione per ragioni geografiche, meteoclimatiche, critica, particolarmente critica tra ottobre e marzo, e che ha bisogno appunto di misure non episodiche, non improvvisate, ma tante misure strutturali. Ecco, all'interno di questa è la seconda sollecitazione che mi viene dall'intervento di Invernizzi e che stasera parliamo di Area C. Ci sono tante misure, tanti provvedimenti di cui abbiamo bisogno, Milano, la via in Italia, per ridurre il traffico privato e per aumentare la mobilità pubblica. Sicuramente i grandi interventi infrastrutturali, le reti su ferro, metropolitane, passanti, eccetera, eccetera. Opere molto costose, opere che necessitano grandi tempi di realizzazione. In realtà, quanto ci è stato spiegato prima, dimostra la fondamentale importanza di misure anche di breve, brevissimo periodo, di misure locali, di misure a costo zero o quasi, che servono a salvare la vita, servono a vivere meglio, che può essere anche, oltre alla riduzione del traffico privato, una riduzione della velocità dei veicoli, può essere l'estensione di zone a traffico limitato, l'estensione di zone pedonalizzate, l'aumento di interscambi di utilizzo della bicicletta integrata al sistema di trasporto pubblico. Come vedete, non sto parlando di grandi opere, sto parlando di misure che possono essere prese domani mattina. Se domani mattina con un'ordinanza del sindaco si rendessero accessibili parcheggi ATM gratuitamente per le biciclette, avremo improvvisamente un'impennata per quell'utenza potenziale delle linee metropolitane, dove sono attestati parcheggi di interscambio che utenti magari vi siedono semplicemente 700-800 metri, un chilometro dalla fermata della metropolitana, delle zone periferiche, semiperiferiche, che non hanno da aspettare, non possono permettersi di aspettare 10-15-20 minuti di attesa in mezzo al trasporto in superficie e poi altrettanto per lo spostamento, e quindi decidono, potete andare più, decidono di prendere l'auto. Già queste sono misure zero, il park pooling, la possibilità di offrire parcheggio gratuito in tutti i parcheggi di interscambio alle auto tra le 7 e le 9 del mattino con almeno 3 o 4 persone a bordo. ATM perde l'introito di quella giornata di parcheggio, ma moltiplica per 3 o per 4 l'introito dell'uso della rete pubblica, e questo significa aumentare anche la capacità dei parcheggi di frenare il traffico privato. Quindi misure locali è uno stimolo forte nei confronti di chi amministra, perché non ci si può più nascondere dietro da un lato una giustificazione effettiva, da un lato spesso una scusa, non ci sono fondi, il problema è che non ci sono idee, non ci sono volontà, molto spesso. Partiamo dall'area C, parlando dei referendum, perché io credo che l'area C sia un'impennata, una velocizzazione nei confronti di una situazione di immobilismo totale nei confronti delle politiche della mobilità a Milano che dura da 20, 25, 30 anni. Non dico che da nulla passiamo a uno degli esempi più avanzati in Europa, ma sicuramente è stata una forte accelerata. Un'accelerata resa possibile dalla, senza fare demagogia, ma dai cittadini, da una città che io credo che su questo tema è un po' più avanti nella politica, che su questo tema verifica e misura il proprio consenso verso chi amministra, indipendentemente dal colore politico. Questo è un bene, un fatto salutare per la salute pubblica del nostro paese. Ed è il referendum è stato un elemento molto forte, molto importante, un contributo su un passaggio d'argento dato a questa amministrazione, perché è un consenso importantissimo, quasi mezzo milione di persone da votare questo referendum. Mezzo milione di persone sono più di quante siamo andati a votare uno schieramento e l'altro. E queste persone chiedono sostanzialmente di fare, indicando anche con coraggio queste misure, anche non semplici, non molto popolari, come una tariffazione, per dare risposta alla domanda.
pedaggio urbano, per via shop. Allora, perché il pedaggio, perché la reggia? Da un punto di vista, molti parlano di tasse, io credo che sia un termine sbagliato. Mettere il pedaggio su un'area urbana e deve essere un elemento di risarcimento, non certo per fare cassa. Voi pensate, una breve premessa, in tutta Europa ci si sta muovendo per ridurre il peso delle tasse sugli elementi di proprietà. Per quanto riguarda la mobilità, ad esempio, c'è una direttiva europea che da qui al 2016, chissà se saranno rispettati questi tempi, di fatto dovrebbe portarci ad azzerare il borgo di questa sorta di tassa di proprietà e imporre una sorta di tariffazione sull'uso che faccio dell'auto. Hai un auto piccola che inquina poco, occupa poco spazio, usi poco, paghi poco. Questo nasce come progetto europeo di uniformità di tutti i pedaggi in tutti i vari paesi europei, ma in Olanda stanno ad esempio sperimentando questo tipo di soluzione, con CIPA, quello di ogni veicolo, per modellare tariffazioni diverse sulle strade, autostrade, strade statali. Ad esempio, nel concreto, cosa stanno facendo? Pensare ai corridoi per il traffico su gomma, corridoi con tariffe privilegiate a seconda di determinati orari. Nel concreto, da noi, pensate se sulla Torino Milano Venezia, a costo zero, sto parlando come se di politica a costo zero, senza impianti, infrastrutture, scavi, radiopere, appalti, bla bla bla, si facesse una politica tariffaria per il trasporto pesante su gomma, sulla direttrice Torino Milano Venezia, fortemente impattante, con tariffe molto elevate, tra le 8 del mattino e le 8 di sera e con grandissimi sconti tra gli orari notturni. Noi di giorno, quando c'è una forte carica di mobilità anche per l'orario, dovremmo liberare una corsia nel senso di marcia. Il problema è che questo renderebbe inutile progetti come la Brevelli, come la TEN, come la Telefontana, e questo probabilmente è una delle ragioni per cui serve poco a fare più una politica tariffaria, serve a risparmiare risorse e a muoversi. Area C significa dire al cittadino milanese, vuoi entrare, stai per entrare nella zona di Milano che è la meno servita, la più capillarmente servita dal sistema di trasporto pubblico. Dovunque tu ti trovi, in un raggio di 300 metri, hai una fermata di bus tram e metropolitana. Non te ne frega niente, entri con l'auto, paghi. Quando tu incameri, finisce ogni centesimo, devi finire poi su questo che entreremo dentro, per potenziare la rete di trasporto pubblico, non nell'area centrale dove vivono 70.000 persone, dove già la rete è la più stessa possibile, ma al di fuori dove c'è realmente carenza e sofferenza di trasporto pubblico, nella zona semiperiferica e nella zona periferica. Questo è un elemento di fondo che secondo me riguarda anche l'aspetto di equità della misura e che rende oggi questa misura, oggi, domani, no, anzi bisogna studiare l'estensione dell'applicazione dell'area, applicabile solo in quella determinata zona centrale, per vedere chiarire i rapporti. Se immaginassimo Milano divisa in tre cerchi concentrici, oggi nella zona centrale di Milano, dati ATM, 7 spostamenti su 10, 70% vengono su mezzo di trasporto pubblico. Fuori dai bastioni, tra la cinta dei bastioni e la circolazione 90-91, il dato crolla, si abbassa notevolmente, 4 su 10, 40% avvengono su mezzo di trasporto pubblico e restano su gomma. Fuori dal 91 fino alla cinta ferroviaria, fino al confine urbano, crolliamo 20%, solo 2 spostamenti su 10 avvengono su mezzo di trasporto pubblico e questi spostamenti sono concentrati soprattutto sulle linee, sulle direttrici della linea metropolitana. Quindi Area C è un provvedimento che funziona se l'ombelico, l'attenzione è concentrata non sul centro, ma sul resto del sistema urbano. Questo si costruisce in due modi, con tutta una serie di provvedimenti che saremo fuori a pensare che Area C è la misura che da sola risolve il problema. Area C sta in piedi se, andate a rivedere il testo del referendum, contestualmente, in alcuni casi relativamente, in alcuni casi contestualmente, viene accompagnata da tutta un'altra serie di misure senza le quali Area C non sta in piedi. Da questo punto di vista io definisco spesso Area C, al di là delle definizioni tecniche, un motore
perché spinge in modo irreversibile, costringe l'amministratore che prende questo provvedimento, ma leva anche per Equitas, anche se aveva un'applicazione più grande, costringe l'amministratore a investire in modo pesante e forte sulla mobilità sostenibile, con tutta una serie di misure senza le quali ARC non sta in piedi. Quindi questo è un elemento forte di positività del provvedimento, perché non stiamo parlando di qualcosa che agisce in modo autonomo, indipendente da quanto succede intorno. Se noi non interveniamo subito, nel concreto, domani infatti, oggi è stato un buon avvio, ma da domani avremo i reali rapporti e soprattutto per quanto riguarda la risposta del sistema di trasporto pubblico, se noi non investiamo in modo pesante sul sistema di trasporto pubblico, non possiamo permettere, non può permettersi di disincentivare in modo così efficace l'uso del trasporto privato senza offrire un'alternativa reale, efficace, applicabile all'interno del trasporto privato. E questo, ripeto, non riguarda la zona centrale, qui non posso andare a mia persona che ha una certa concentrazione di attività, ma la rete di trasporto pubblico in grado di dare risposta. Riguarda tutto il resto della città, riguarda i luoghi che diventeranno interscambi, i luoghi dove la gente lascerà l'auto o si sposterà per raggiungere un sistema di trasporto pubblico per non pagare la tariffa, smettendo di attraversare il centro. Quindi tante politiche, tante misure, tanti provvedimenti che devono essere presi, in mancanza di quali la misura non può funzionare. Io credo che ci siano tre passaggi fondamentali, oltre alle misure che devono essere prese, e quindi questa riguarda l'estensione della regolamentazione della sosta nelle aree periferiche. Oggi quel bacino di quartieri periferici dove il trasporto pubblico è maggiore sofferenza sono di fatto il grande parcheggio di interscambio di Milano. Parlo soprattutto delle aree interessate alla linea metropolitana. Noi abbiamo circa 16 parcheggi di interscambio di corrispondenza a Milano che possono accogliere al massimo 20.000 veicoli privati. Lo capite benissimo rispetto ai 510.000 veicoli solo privati a parte delle commerciali che entrano ogni giorno a Milano, non dico che sia una goccia del mare, ma poco ci manca. Quindi dobbiamo fare una forte politica di disincentivo all'uso dell'auto, è ovvio che la risposta è sul sistema di trasporto pubblico, però intanto regolamentando la sosta nelle zone esterne noi possiamo incentivare l'auto condivisa, il carpooling. Oggi molte persone, molti pendolari non lasciano l'auto in sosta nei parcheggi di interscambio e corrispondenza dove l'abbonamento comporta un costo giornaliero di 1 euro e 4 centesimi, ma un abbonamento di 6 euro e 20 settimanali. E preferisce lasciarlo nelle zone di 30 decenni semplicemente perché il posto è gratis, lo lascia nelle strade residenziali, negli spazi pubblici, eccetera. La regolamentazione della sosta lungo queste linee è fondamentale perché significa drenare il traffico in entrata e promuovere anche una condivisione dell'uso del mezzo privato in virtù di una convenienza economica a farlo, convenienza che oggi non esiste. Quindi sicuramente queste sono delle misure che devono essere prese. Misure di protezione, come pedonalizzazioni, con ZTL, misure di incentivo, come dicevo prima, all'auto condivisa anche per quanto riguarda incentivi all'uso dei parcheggi di interscambio ATM, peraltro che non hanno la solita classica per suo lavoro, probabilmente per quei 510.000 veicoli che entrano in giorno a Milano, una per 1,2, non una gamma, una un pezzo. Questo è una follia in termini economici per chi viaggia, per chi probabilmente questo da fare la mancanza di una risposta valida in termini di trasporto pubblico, ma occorre promuovere, non sto a parlare dei limiti manager, potrebbero sorgere a livello comunale, comprensore, però in attesa che questo nasca, queste sono le risposte che possono essere date. Volevo chiudere con queste tre proposte. Una misura come questa che cambia le abitudini, che interviene sulle abitudini consolidate, interviene anche sulle tasche dei milanesi, cresce e si consolida se vi è un consenso, e il consenso dei milanesi, io credo, non credo molto a quelle battaglie da tifo da stadio che ho visto in questi giorni, che mi hanno lasciato molto perplesso, io credo che la gran parte dei cittadini, gran parte di quali sono andati a votare per il referendum, è disposta a accettare anche misure difficili come questa, ma sta a vedere, dipende, se queste misure prima di tutto funzionano, se sono eque, se l'amministrazione ci crede e se i risultati arrivano. Allora, io credo che debba essere creato un fondo vincolato, ho preso
limitare la direzione del sindaco, dell'amministrazione, di devolvere tutto quanto viene incamerato dall'area C per la mobilità pubblica, per la cittadinanza, per la mobilità sostenibile. Sono le stesse cose che diceva la recente amministrazione. Di fatto oggi tutto quanto viene incamerato finisce nel calderone generale del bilancio. Deve essere costruito un fondo vincolato, separato dal resto delle voci di bilancio, e tutto questo deve essere messo in chiaro con un dossier area C, dove giorno per giorno, mese dopo mese, il cittadino deve avere la chiara indicazione di quanto viene incamerato e di dove viene destinato ogni centesimo così incamerato. Questo è un elemento non solo di controllo sociale, ma di consenso, di costruzione del consenso. Ah, ecco dove va a finire il sacrificio che l'amministrazione richiede con questo tipo di bilancio. Il secondo elemento che deve essere sviluppato, e anche qui mi faccio molto piacere anche per Mizzi, deve essere un'opera che serve all'amministrazione, oltre che ai cittadini, di sistematico monitoraggio dell'area, senza entrare in competizione con l'acqua, senza litigare, non so nessuno, ma voi sapete forse, sicuramente il Movimento 5 Stelle lo sa, perché ci eravamo sentiti nel 2009, la loro amministrazione, la loro assessore Croce, viene mandato a, diciamo, la Fondazione Europea per l'Ambiente per disporre una richiesta che avevo fatto in Consiglio, votata all'unanimità, una delle rare volte in cui venne applicata questa cosa. E venne dato questo mandato per effettuare due campagne di monitoraggio, una invernale e una estiva, con 50 stazioni di monitoraggio della qualità dell'area per 5 diversi tipi di inquinanti, di questi erano del PM10. A raccolti questi dati, la ricerca venne secretata. Io venni a saperlo dopo che l'assessore Croci mi era stato mandato via, non credo solo in relazione a questo fatto, ma quella ricerca che mi ha detto esattamente quando oggi si può dire che sono i permessi, cioè che c'è una questione di cronicità nel problema dell'inquinamento a Milano. La cosa particolare è che vedevi nella mappa la cronicità quanto fosse più grave in certe zone dove il traffico era più intenso, dove i soli si prolungavano la giornata della giornata, e voi pensate che i cittadini, un elemento molto, molto interessante, molto importante, però significava che in quella zona si rischiavano per la pelle, per molto. Probabilmente l'amministrazione, non avendo nemmeno pensato a come gestire quelli che erano dati che evidentemente poi sarebbero dovuti venire fuori, non avrebbe essere pubblica, anche perché era una ricerca pagata con denaro pubblico, io cosa pubblica, l'ho comunicata dalla Procura della Repubblica, intervenuti e ha acquisito questo documento. Quella è la strada comunque che bisogna mantenere, non per come elemento di spaudato, anche se oggettivamente è importante, perché l'area non si, l'inquinamento non si vede, lo respiriamo, lo paghiamo, magari non oggi, magari fra 10, 15, 20 anni, però è importante secondo me sapere che questi dati vengano divulgati. Io metterei un'intensivina di fermata TM, guarda che oggi stai respirando questo, respiriamo un po' meglio attraverso questa sorta di misure, ti chiediamo anche a te, singolo cittadino, di fare la tua parte per migliorare l'area che respiriamo tutti insieme. Che forse è la decisione politica per capire, per orientare quello che sto facendo, va bene o no? Quali sono le zone dove prioritariamente devo intervenire? In che modo posso, non nei decenni, ma da domani mattina, migliorare quanto bambini che vanno in quella scuola, dove mi stanno dando dei dati, però quanto possono? Allora modifico, intervengo, faccio piccole opere, non grandi opere. Le piccole opere però salvano la pelle. L'ultimo elemento è il monitoraggio sui servizi ambientali. Io credo che da questo punto di vista vada estesa una rete di controllo sociale e di verifica sul servizio che questa azienda è chiamata a dare, perché a questo tipo di servizio e le risposte che avremo da ATM dipende il successo di Area C, che è importante, ma la prospettiva di avere una città che si muova meglio, con più intelligenza, risparmiando risorse e risparmiando rischi per la salute umana. Vi ringrazio. Ovviamente poi su queste tre proposte, uno degli obiettivi di questo incontro è che le proposte che si formano questa sera possono diventare delle nostre proposte, delle mozioni, delle educazioni, delle proposte di libro. Saremo più che di riuscire a lavorare insieme anche ovviamente con quelli sui consiglieri interessati a avere questo senso di interesse. Passerei la parola quindi all'ingegnere Alfredo Duca, che è un ingegnere della mobilità, della città di Bologna.
cui abbiamo chiesto un intervento qualificato con professionisti del settore e migliorare anche i modi di sviluppo con le proposte della comunità. Buonasera, comincio con aiutarvi a capire una cosa che avete detto e che forse è sfuggita, ma quando mi disse che i rischi delle parti più insidiose dell'inquinamento da traffico stanno su, per chi vive in prossimità delle strade di grande traffico, qui qualifica le strade di grande traffico come strade che portano dai 20.000 veicoli più o meno. E sappiate che 20.000 veicoli al giorno sono nulla per le strade sull'Ansi. 20.000 veicoli al giorno significa che parlare di strade lungo le quali in una corsia nell'ora di punta passa un'auto in 5 secondi. Questa è la cadenza di una strada da 20.000 veicoli al giorno. Quindi dico questa cosa per spaventarci un po', ma anche per aiutarci con un altro concetto, che cioè anche di quello di poco. Queste strade porta dei benefici immediati, tangibili, anche se non così misurabili, ma facilmente percepibili. E quindi in qualche modo fa giustizia anche di una certa cosa, perché dice noi facciamo niente, sono inutili, e allora cambiamo un attimo paradigma. Capiamo che tutto quello che si può fare è in grado di ridurre un po' il traffico, un po' aiuta e quindi, se ha senso, un po' va anche fatto. Faccio un altro passo. Sulla base di queste evidenze, mi pare che neanche per superare il senso di frustrazione, tutti quelli che si sono occupati di pubblica amministrazione, sia da consulente che da amministratore, penso alla fine sempre soffrono, perché si impegnano, immagini, fanno cose e non vedono nulla. Ecco, io vorrei appunto cercare di capire se è il caso di uscire da questa prospettiva, cioè faccio una cosa e voglio vedere l'effetto, faccio una cosa e voglio vedere l'effetto, anche se poi abbiamo visto un pochino su quello che fa. Per invece ragionare in termini di prospettiva di lungo periodo e di processo che porta a un obiettivo di lungo periodo. Qual è l'obiettivo di lungo periodo per una città come Milano? Io credo che non ci siano molti dubbi che per una città come Milano l'obiettivo di lungo periodo sia quello di poter costruire una città che può tranquillamente fare meglio dell'automobile, cioè non sia assolutamente e per nessuno necessario dovere necessariamente possedeva l'automobile per poter svolgere le proprie azioni quotidiane, lavoro, sbaglio, tutto quello che sia. Perché questa, secondo me, è una città civile ed efficiente, come peraltro hanno ampiamente imparato, ci dovrebbero anche insegnare molte città europee che attorno a questo concetto, che poi verrà anche ripreso della città senza auto, da tanto tempo stanno parlando. L'assumere questo obiettivo, non so se riesco a essere chiaro, modifica molto il modo anche di giudicare le cose che noi possiamo fare, facciamo, come l'amministrazione fa, non è che i cittadini possono fare o non fare, proprio perché in qualche modo decongestiona il dibattito tra il ping pong tra un fatto vero, fatto, ma semplicemente ricorda le azioni in una prospettiva e le giudica in funzione del raggiungimento di quella prospettiva, senza preoccuparsi poi in modo così parossistico del dover ottenere tutto subito, dover rompere la catena dei 40 giorni di sforamento. Ci consente insomma di finalmente di ragionare in termini un po' più strategici in questa prospettiva, faccio un esempio per capire quanto possa essere importante, anche azioni che nell'immediato poco possono in
incidere sui livelli di inquinamento che sosteniamo tutti, in realtà possono diventare estremamente importanti nella misura in cui ci aiutano a percorrere questo processo. E poi vediamo quali possono essere appunto queste azioni. Il tutto, è parlato di Milano, non è caso, si fonda sul quello che chiamerei l'elogio della cittadinanza, nel senso che noi qui a Milano, più che altro, e siamo nelle condizioni, non da condizioni disperate, ma siamo nelle condizioni invece di costruire un qualche cosa di profondamente diverso, perché la cittadinanza consente, per la sua struttura, per la vicinanza delle cose, della densità delle cose che succedono, proprio di poter davvero fare meglio prima di altre realtà dell'immobile privato. Nelle cittadinanze succedono quelle robe lì, quelle Londra, quello è un architetto italiano, Renzo Piano, e quello è banalmente la dimostrazione della città di San Paolo. Esiste, esiste un complesso da 7.000 anni che nasce con zero pavimento. A Milano esistono cose che stanno nascendo con quelle dimensioni e restano 14.000. Primo concetto del processo e delle azioni. Non ci sono solamente le azioni positive che devo fare per arrivare ad accettare quegli obiettivi, ci sono anche le azioni sbagliate che mi allontanano da quell'obiettivo che devo assolutamente evitare. Ed è forse questa la cosa peggiore che Milano ha fatto negli ultimi 20 anni: ha inanellato una serie di fatti, soprattutto urbanistici, che costantemente ci hanno allontanato da quell'obiettivo, consolidando invece nella pietra che andrebbe nel cemento, che propriamente la città con gli insediamenti urbanistici, vedremo alcuni episodi, un episodio esattamente doloroso, ma mica solo, i parcheggi in centro, scavati sotto Sant'Ambrogio, che cosa sono? Se non una dei passaggi di autostrangolamento che la città scientemente fa, e meno male che abbiamo fermato il supertunnel, avremmo chiuso il cerchio dell'allontanamento da questo percorso di tutto. Forse con questi esempi si comincia a capire che cosa significa usare questo paradigma per giudicare la bontà o meno delle azioni di un'amministrazione di una collettività. Passiamo subito alla. Ecco, il PGT di Milano, non quello della giunta che ci ha appena lasciato, parlava di cittadinanza. Parlava di cittadinanza, se vi ricordate, Masseroli voleva l'obiettivo per Milano di incrementare la popolazione di 500.000. Di per sé la cosa non mi ha fatto scandalizzato, anzi, per le cose che si accennavano prima, possono essere anche delle occasioni estremamente positive per costruire città che funzionano in modo sostenibile, evitando il consumo di nuovo suolo e la dispersione del suolo urbano. I conti che faceva però il PGT per rendere sostenibile questa sua indicazione, li vedete rappresentati. I conti del PGT di Masseroli dicevano, carino secondo me ricordarlo, no? Per rendere appunto, per dimostrare che questi 500.000 nuovi abitanti non avrebbero causato il disastro ambientale della città, realizzava L4 corso di San Cristoforo di Nate Pioltello, L5 Monte del Terminale San Siro VII, prolungamento dell'M1 Monzabaggio, aumento del mercato, Monte Paolo, controllo di stazione, un secondo passante, tra Sierra Ormai, serie di forze di trasporto vincolato, la fiera San Donato che ritorno di Raso, San Cristoforo di Nate. Ho fatto due conti, sono 200 anni di cantieri per realizzare questa cosa, e il PCT non credo che abbia questo orizzonte, cioè è un tuffo, diciamo,
Conclusione, non è così, non è così che ci avviciniamo all'obiettivo, che ci avviciniamo alla città sostenibile. Aggiungo una piccola cosa, con tutte quelle robe, con quei 100 anni di cantiere e con tutti i soldi che non ci sono, che non ci sarebbero comunque stati, mettiamo a posto metà dell'inquinamento generato dalla mobilità dei 500.000 nuovi abitanti, perché l'altra metà la recuperava con un'operazione che era chiusa in una sola linea, che era banalissimamente quella del dire che la mobilità ciclistica a Milano sarebbe arrivata al 15%. Costo zero. Nel senso che quest'ultima frase era assolutamente vera e ci dice e ci dà, ad esempio, una delle prime grandi indicazioni di quello che una buona amministrazione può fare per compiere quel lungo percorso verso la città, senza muro. Perché la cittadinità, di cui ci parlerà dopo l'amico Matteo Donde, è davvero uno dei cardini fondamentali di questo percorso. Tra l'altro vi do una piccolissima informazione che nessuno dei giornali ha potuto dare. Nel primo giorno dell'area C sono aumentati l'utenza del trasporto pubblico tra il 10% e il 10% in superficie, e vi posso anticipare che l'uso della bicicletta aumenta del 15%. Passiamo alla seconda, perché è stato molto misurato. Ecco, torniamo un attimo a quello che vi dicevo essere la cosa in assoluto più grande. Il disastro in questi 20 anni Milano ha fatto con l'urbanistica e con una sciagurata pianificazione urbanistica. Quella che rivedete è la scina mercata, 323.000 metri quadrati in superficie d'oro di pavimento per un totale di 6.400 abitanti. Di fianco c'è Pedro, è grande quanto il comune che sta vicino. Sono 2.600 famiglie, più giusto come se ci mancava un centro commerciale a 45 km. Ecco, in tutta Europa quando si progettano cose di questa natura, che sono delle piccole town, si progettano fortunatamente oggi adottando dei criteri molto seri, molto severi, e la prima cosa che ci si domanda è come gira il trasporto pubblico lì dentro, come vado a prendere la gente, bene, quanto li costiamo a fare girare il trasporto pubblico lì dentro, perché è ovvio che il trasporto pubblico ci può stare, come sono i collegamenti ciclabili con il resto del sistema. Nulla di tutto questo è stato fatto per un quartiere da 6.100 abitanti, una vera e propria piccola città, una vera e propria città. Lo si vede bene dalle slide successive, e queste sono alcune delle frasi molto vagheggine che accompagnavano lo studio di impatto di questa cosa. Quella roba che vedete sono i percorsi possibili di una linea di acqua che i valutatori, non i progettisti, perché i progettisti se ne sono assolutamente fregati di come doveva girare, ma i valutatori hanno immaginato che potesse girare per andare a servire, vedete con quanta efficienza questa piccola grande città di 6.000 abitanti. Poi, siccome non mi sembrava sufficiente, le società sono anche lanciati in altre ipotesi ardite di linee anche di trasporto innovativo. Peccato che nulla di tutto questo né entrasse nella progettazione urbanistica del comparto, né tantomeno avesse una sola via per essere realizzata. Quindi, truffa tutto. Non tutto è così, altre cose sono nate con intendimenti assai più moderni, anzi, improntate all'assoluta sostenibilità dei comparti. Questo è l'ecosistema urbano, addirittura di Porta Nuova. È stato presentato anche un convegno di ambiente, tante stellette aveva, quindi vedete un quartiere che nasce nel posto più accessibile del mondo con il trasporto pubblico, e loro giustamente, quindi per vogliono le caratteristiche, andiamo pure avanti, ma
carriere di percorso più grande, percorso ciclante, certamente un'altra musica rispetto a quella che avete visto su Fascina Nell'Onda, però alla fine, anche in questo caso, i 7.000 o quanti erano parcheggi, certamente non ce ne siamo, non ce ne siamo potuti evitare. Scusate, 3.600, cioè, 80.000 in più. Quindi, nel pieno centro di Milano, cuore dell'accessibilità del nord Italia, non diventa dire che davvero se ci pensate non esiste un posto più accessibile, comunque 3.600 posti altri aggiunti in quella zona, questa pezza di città. Quindi, questi sono i peccati mortali, dai quali faremo un enorme arricchimento, perché queste sono, essenzialmente, cose scolpite, se non nella vita, certamente nel cemento. Bene. Andiamo avanti rapidissimamente, vi dicevo, non interessa dare le ricette, non credo sia possibile dare le ricette per risolvere il problema del traffico urbano, perché abbiamo visto, però certamente se usiamo quel paradigma possiamo dire anche in modo disordinato, anche in modo diverso dalla città dall'altra, però capire se stiamo andando nella direzione giusta, ovvero area C certamente, come diceva Enrico, è un passaggio straordinariamente importante. Guardate, lasciamo perdere le polemiche sull'unità strumentale. Noi, vi dico solo una cosa, stiamo in questo stesso momento, come società, lavorando per una grande città del centro-destra per progettare la stessa cosa. E con questo non dico, è chiaro che questo è uno strumento che tutti stanno imparando a essere straordinariamente importante ed efficace, perché è fare una cosa che tutti gli economisti dei trasporti hanno sempre detto essere la chiave di volta dell'intervento. Quando l'uso di dell'automobile in particolare produce dei costi che chi usa quella automobile non percepisce. Dice semplicemente, guarda, perché stai usando l'automobile, costi alla comunità, costi ai polmoni dei cittadini molto di più di quanto non paghi la tua benzina, e quindi io ti avviso che il tuo vero costo è un altro, e quindi te lo uso, non te lo faccio mai. Questo è un concetto fondamentale di base dell'economia dei trasporti, da che ci fa questa cosa e la fa in un modo convincente anche sul piano tecnico. E di conseguenza io sono tranquillo di questa affermazione, esattamente come successe, se vi ricordate, con il dottore del 1995, quando il dottore era portato di sinistra, l'Ecopass tra 10 anni sarà moneta corrente in moltissime realtà, non solo italiane, ma anche europee, perché davvero il caso di Milano è uno dei più importanti e forse caratteristico di città per l'estensione dell'area, sia unica al momento, forse possibile a scoprire. Sicuramente un'esperienza che molti verranno. Il secondo corno delle politiche che ci possono davvero allontanare da un mondo dall'altro è la cittadinanza, di cui sicuramente vi parlerà il Matteo. E qui vi faccio vedere solo una cosa molto molto semplice. Vi ricordate quando abbiamo detto il BCT di Masseroli si è scontato la metà dei suoi nuovi abitanti perché ha mandato il 15% della mobilità su bicicletta? Allora, se il BCT di Masseroli finiva nel 2030, la Lega Verde è il tasso di crescita della bicicletta nella propria arrivata a quell'obiettivo. Con la Lega Viola basta, è l'andamento reale della cittadinanza negli anni, da quando compare l'editto Masseroliano ad oggi, la mia tendenza, quindi vedete, piuttosto bassa, e questo ci dice quanto ancora dobbiamo lavorare su questo aspetto e di quanto in realtà i conti di Masseroli di 500.000 abitanti non sono così fondati. Trasporto pubblico locale. Lo tocco solo, un po' ne ha parlato lui, ma dovremmo probabilmente passare diverse serate assieme a discutere. Più trasporto pubblico, certo, ma come prodotto, da chi, con quali
problema di Milano è anche il problema di produzione di trasporto pubblico in modo efficiente e con dei costi sostenibili. ATM ha un contratto di servizio con il Comune di Milano per il quale si fa pagare 4,8 euro ogni bus chilometro prodotto. Cioè ogni autobus che fa un chilometro di Milano costa 4,8 euro ai cittadini di Venezia. Una cifra importante, tanto, forse troppo. Quando ATM, che ha il monopolio, nonostante le leggi che avrebbero dovuto perseguire tutt'altri obiettivi, che invece ci hanno consegnato un monopolio totale, che tiene su tutto il territorio di Milano, di Interland e di Interland Margato. Quando i comuni, giusto di cintura, questo è il caso di Settimo, sì, vanno a chiedere, ma quella viabile di 58, la vede l'autobus che ferma a Maggio, e si ferma a 300 metri dalla zona industriale, e i lavoratori, immigrati perché gli altri hanno la macchina, devono andare a lavorare, si devono fare a piedi un chilometro e mezzo, perché l'autobus si ferma ai confini. Lui di Settimo dice, come faccio? È possibile, posso andare avanti per quattro corse al giorno per portare e riportare quei lavoratori tra quello unico e la TM 4,8 per quattro corse al giorno per un chilometro e mezzo per 250. 75.000 euro, 100.000 euro, 120.000 euro all'anno di questi servizi. Capite? C'è un problema. Capite che c'è un problema? E che con questi, in questo modo, ad esempio, un'operazione così importante, proprio i fini, le cose che dicevamo prima, cioè il percorso del corso di quando la città di prendere le macchine, un pezzo così importante che significa estendere la qualità del trasporto urbano alla vera città, che non è una piccola città di Milano, la grande Milano, facciamo fatica. Scusate, nessun comune dell'Inter potrà mai permettersi di pagare la cifra. Rispetto a delle regole, la roba, lo metto assieme a queste cose apparentemente strutturali, perché davvero invece rappresenta varie cose dell'area C, un elemento assolutamente fondamentale. Perché se piano piano, sto dicendo il problema, ma piano piano, noi potessimo dire una cosa semplicissima, come la dice l'acqua italiana Venezia, che tu qui non ci puoi vedere, e che quindi noi potessimo dire alle macchine che stanno sui marciapiedi, che in gloria o qualunque posto, che lì non ci possono andare, perché lì non ci possono. Mi spiace se non c'è posto per mettere le macchine, ma lì dove passare la mamma con la passeggina, davanti alla scuola, dove c'è il passo per dove c'è il posto per non ci devi poter stare. Su questa cosa, che ha tutte le giustificazioni di questa terra, nessuno può discutere tanto bene, vi assicuro stiamo incidendo in modo estremamente significativo su una 10-15% dell'attuale capacità di stazionamento della città di Milano. Staremo dicendo con una sola, con un solo concetto che dobbiamo tagliare il 10-15% del numero di auto che stazionano sulla superficie pubblica della città. Come minimo, il rispetto delle regole in particolare, dove metto le mani. Se non devo più avere la città fondata sull'auto, vuol dire che le cose che mi dà l'auto, qualcun altro, qualche sistema più efficiente, più intelligente, sono due cose, i tax e il taxi. Anche su queste cose, ci sarebbe molto da ragionare sul cascello, non è importantissima, una cosa abbastanza tecnica. Qui stiamo davvero riuscendo a buttare in mare una cosa che avrebbe tutte le gambe per poter camminare da sola, farsi un gran mercato. Se ad esempio avessimo semplicemente utilizzato tecniche di franchising perché il piccolo imprenditore, l'officina, l'albergo potesse gestirsi parcheggi, anzi, invece noi abbiamo scelto al solito una grande struttura. Che gestiscono cose in modo che francamente rallenterà molto la fusione, quanto in alcuni casi, ma già in altre città distrutto, in modo che non c'è
presente il cascello di chiave, evidente quanto sia importante proprio per consentire la liberazione di lavoro, perché è l'auto più intelligente rispetto a chi ha bisogno del lavoro. E il taxi, sul quale non mi soffermo affatto, perché qui di sera ce ne vorrebbero 5, sapete tutti, poi abbiamo parlato, ne ha parlato tutta l'Italia, sono abbastanza d'accordo, non bisogna solo cominciare con i piccoli, con i taxi per fare le grandi politiche nazionali, però qui non stiamo parlando di grandi politiche nazionali, qui stiamo parlando di piccole politiche di trasporto urbano, e in questo caso invece il taxi davvero è un elemento tanto, tanto importante. Le cose che sono dette sono tutte assolutamente vere, il problema è delicatissimo e spinosissimo. Anche qui faccio però un salto e dico, è un problema che va assolutamente risolto, perché così come stanno le cose, noi stiamo perdendo delle potenzialità molto forti di poter dare, di poter coprire un segmento di mobilità urbana, perché il servizio che oggi offriamo è un servizio rispetto a quello che potrebbe essere rivolto a un segmento un po' troppo di il taxi bisogna coprire necessariamente quegli segmenti più alti, oltre che tanto per fornire anche occasioni di lavoro, ma ripeto, su questa cosa è davvero impossibile poter entrare senza avere il tempo e gli approfondimenti, di sempre che stiamo parlando di cose, però qui è un problema sicuramente importante. Questo era quanto volevo dire, quindi il concetto alla fine è veramente complesso da una parte, ma nello stesso tempo molto semplice. Giudichiamo le cose dal quanto o meno ci allontanano da questo grande obiettivo che è quello di far funzionare questa città senza le automobili, e soprattutto evitiamo di continuare a fare quegli errori davvero grandi che abbiamo visto Milano compiere fino all'altro giorno. Grazie. Grazie Alfredo, passo la parola a Claude, che come diceva appunto Duca è stato ideatore di uno dei progettisti di città di Reggio Emilia e ha lavorato anche al progetto di ciclabilità provinciale a Milano, di cui ci parla oggi Movimento Ciclabile. Buonasera, purtroppo sto seduto perché infortunato non riuscirò a, e spero di non dare le spalle a tutti. Mi presento velocemente, sono l'architetto Matteo Dondè, sono di Milano. Lavoro ormai da 13 anni sui temi che riguardano la ciclabilità, la moderazione del traffico, la sicurezza delle strade. Ho realizzato nel 2008 il piano ciclabile del Comune di Reggio Emilia e in questi ultimi 4 anni sono stato consulente del Comune di Reggio Emilia per l'attuazione di ciclabili. Tratto un po' le tematiche appunto di ciclabilità e moderazione velocemente, ovviamente anche in questo caso servirebbero ore e ore per parlare precisamente di queste tematiche, però volevo dare un po' di suggestioni rispetto a quello che è la mia esperienza e un po' le esperienze europee. Ricordiamoci che in Europa su queste tematiche si lavora ormai da 30-40 anni. Un dato per tutti, visto che l'abbiamo appena trattato, oggi è aumentato del 15% l'utilizzo della bicicletta nell'area C a Milano. I dati a Milano sulla mobilità ciclistica sono tra il 3 e il 4% della mobilità totale, le maggiori esperienze italiane si arriva al massimo al 15%, come a Reggio Emilia, Roma, Ferrara. Nella City, nella parte centrale economica di Londra, il 50% si muove in bicicletta, cioè uno su due nella City si muove in bicicletta. Come arrivare a questi obiettivi? Proviamo a vedere un po' in Europa come si sono mossi e quali sono state le esperienze principali. Per cui appunto, per quanto riguarda il piano ciclistico, vorrei affrontare soprattutto la tematica della rete ciclabile portante e di quali tipologie per la rete portante, se veramente si vuole incentivare l'uso della bicicletta, soprattutto negli spostamenti in casa e lavoro. Ma a questa politica deve seguire, accompagnata assolutamente, una riprogettazione dello spazio pubblico. Cioè, sappiamo dai dati che abbiamo visto anche in questi giorni, le nostre strade sono pericolose,
si muove facilmente da traffico sulle nostre strade per l'incidentalità, è necessario riprogettarle, riqualificarle e metterle in sicurezza, fino ad arrivare alla realizzazione delle zone 30, delle zone residenziali in cui le esperienze europee ci dimostrano come si riesce effettivamente a ridurre l'incidentalità, ad avere una decisa qualità, una maggiore qualità delle nostre città, delle nostre strade, dei nostri quartieri, fino ad arrivare a questi quartieri città senza auto di cui ha accennato Alfredo, che vedremo velocemente. Sostanzialmente, se si vuole incentivare l'uso della bicicletta non solo per il tempo libero, come è sempre stato fatto in Italia, ma anche e soprattutto per gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola, è necessario individuare e progettare una rete di percorsi ciclabili connessi tra di loro, continui, che assicurino le connessioni con tutti gli attrattori all'interno della città, quindi le scuole, quindi le fermate del trasporto pubblico, tutti quegli elementi da raggiungere per il lavoro. I criteri fondamentali se si vuole realizzare una rete veramente attrattiva sono l'attrattività, nel senso della completezza delle polarità servite, la continuità dei percorsi, cioè una rete ciclabile deve essere continua, non ci devono essere interruzioni, una ciclabile non deve finire in un punto per poi riprendere magari 100 metri dopo perché non avrebbero spazio per realizzarla. La riconoscibilità non solo da parte dei ciclisti ma anche e soprattutto da parte degli automobilisti che devono abituare il proprio comportamento e soprattutto la brevità, cioè bisogna evitare assolutamente di realizzare percorsi indiretti e tortuosi solo perché è di più facile realizzazione, ma bisogna concentrarsi invece sulla velocità, sulla rapidità di raggiungimento dell'obiettivo. In fondo il ciclista è comunque come l'automobilista, vuole arrivare più velocemente all'obiettivo. Se questo è valido per l'automobilista non si capisce perché non deve esserlo anche per il ciclista. E quindi volevo portare un po' quella che è stata l'esperienza mia e poi europea su come individuare questi itinerari della rete portante. Questo è il primo esempio che porta la rete ciclabile della provincia di Milano che ho realizzato insieme all'ingegner Profuca nel 2006. Come vedete 16 percorsi radiali che sono stati sviluppati, progettati in lungo di assi di penetrazione. Questa è una scelta che abbiamo condiviso in quel periodo, studiando molto quello che erano le esperienze europee, ma che in quel periodo i tecnici della provincia ci guardavano abbastanza perplessi. Perché? Perché nell'idea italiana la ciclabilità è sempre stata sviluppata per il tempo libero. La percezione che il ciclista deve percorrere il parco, deve andare nell'area verde, deve muoversi sempre nel tempo libero, eccetera. In realtà a livello europeo abbiamo visto che la ciclabilità portante, queste ciclovie, queste autostrade ciclabili per incentivare veramente l'uso della bicicletta, sono state sviluppate lungo le radiali di traffico. Perché? Perché per tre temi fondamentali. Uno, perché poi la città si è sviluppata spesso attorno a queste radiali, quindi i poli attrattori sono collocati lungo queste radiali e quindi il ciclista poi in qualche modo questi punti li deve raggiungere. Secondo, perché spesso sono percorsi più diretti verso il centro o verso le aree maggiormente attrattive. Terzo, e non ultimo, per il fatto che spesso sono le infrastrutture con maggiore ampiezza, con maggiore larghezza e quindi dove è più facile andare a inserire effettivamente dei percorsi ciclabili. Quindi questo è l'esempio del piano IBC, per cui, come vi dicevo, tutte radiali con una serie di anelli che consentono poi la connessione tra la rete portante. Ma questa scelta l'ho riportata anche poi nel 2008, quando ho realizzato il piano ciclabile del comune di Reggio Emilia. Come vedete, anche in questo caso, 12 percorsi radiali di connessione tra le periferie e il centro. In questo caso avevamo anche dato un valore aggiunto alla rete per valorizzarla ulteriormente, dando per ogni percorso ciclabile, ogni ciclovia, un colore, un numero, in modo da renderla ancora più riconoscibile. Assieme a questo abbiamo portato, sempre per dare maggior dignità e maggior valore alla rete ciclabile, sostanzialmente come se ogni ciclabile fosse un percorso del trasporto pubblico, per cui con tutte le fermate comprese all'interno del percorso, con le lunghezze e i tempi di percorrenza, in modo da rendere ancora più evidente il fatto che l'uso della bicicletta, come vedete qua si tratta di 6 km e mezzo,
calcolando i 15 km orari, che sono una velocità che qualsiasi ciclista può tenere, ci si impiega 25 minuti. Quando il cittadino vede questi tempi, spesso rimane perplesso perché dice: è impossibile, in macchina ci impiega molto di più. Certamente, perché la bicicletta, spesso in ambito urbano, è molto più competitiva del trasporto pubblico. Questo era solo per dare un ulteriore valore alla rete ciclabile, quindi un colore, un numero ben riconoscibile, da riportare anche nella segnaletica verticale, cioè come la segnaletica dell'automobile mi indica le direzioni, le distanze, eccetera. Lo stesso bisogna fare con la ciclabilità. Ti indico i luoghi che devi raggiungere, ti dico quanti metri, quanti chilometri mancano, in modo che tu ti renda conto quanto ci puoi impiegare. E quindi abbiamo realizzato questo tipo di segnaletica che sta per essere sviluppata in tutto il comune di Reggio Emilia, per cui su ogni infrastruttura ciclabile si ritrova questo tipo di segnaletica. A conferma di queste scelte di sviluppare la ciclabilità portante lungo le radiali, ho portato anche degli altri esempi. Leipzig è una città di 500.000 abitanti in Germania. Non so se si legge molto, ma come vedete sostanzialmente condivide totalmente le scelte di cui abbiamo parlato. Di nuovo dei percorsi radiali di connessione tra le periferie e il centro, e come vedete anche in questo caso tre anelli che consentono la connessione tra i percorsi. Per arrivare all'esempio, secondo me, più importante di questi ultimi anni, che è la rete del piano ciclistico di Londra, finanziato da una banca, sarebbe da discutere anche su questi temi, eccetera, ci mancherebbe, però come vedete una serie da loro stessi definite autostrade ciclabili di connessione fortissima tra la periferia, tra i sobborghi e il centro, come vedete anche in questo caso sviluppati lungo la viabilità principale. Ricordiamo che dato prima, nella City siamo arrivati al 50% della mobilità ciclistica anche grazie a queste forti operazioni. Velocemente, secondo me è un tema importante che volevo riportare, visto il dibattito a livello nazionale, la percezione è sempre quella che il ciclista debba essere protetto, deve sempre percorrere dei percorsi molto protetti, separati da viabilità, perché abbiamo questa percezione del fatto che siano più sicuri. In realtà in ambito europeo si è dimostrato come valido invece il contrario, e questo secondo me è lo schemino che meglio racconta l'esperienza. Questo è uno studio dell'incidentalità all'incrocio, 15 anni di verifica dell'incidentalità, verificato questo ad esempio del cantone di Berna, per cui dimostrano che circolare su percorsi ciclabili separati che costeggiano la carreggiata spesso non è più sicuro che circolare in strada, e anzi agli incroci i rischi di incidentalità addirittura aumentano. La spiego velocemente, questo qui sostanzialmente rappresenta la possibilità di incidente della corsia ciclabile, quindi ciclista in carreggiata, rispetto a questi altri dati che rappresentano invece i ciclisti sul percorso ciclabile separato nel caso di svolta dell'automobile a destra, tipica nelle strade urbane. Per cui, come vedete, già il valore diverso tra ciclista in strada e ciclista separato, perché? Perché l'automobile che svolta, se ti ha in strada ti ha appena visto, o ti ha davanti o ti ha appena superato, se separa l'automobile ciclista, l'automobilista non ne percepisce la presenza. E quindi quando svolta tendenzialmente rischia di non vederlo, ma ancora più evidente secondo me è il fatto che il ciclista che arriva nella direzione opposta, perché poi i percorsi ciclabili separati che realizziamo spesso sono bidirezionali, l'automobile che svolta tende ad andare a destra se arriva qualcuno e non percepisce mai che arriva dalla sinistra. Come vedete il dato è 10 volte maggiore rispetto alla possibilità di avere una corsia ciclabile. Questo è un tema secondo me importante su cui c'è molto dibattito. Volevo portare un altro paio di esperienze su cui ho lavorato molto a Reggio Emilia, perché tanti dei percorsi erano dei percorsi ciclopedonali fatti su marciapiede, e volevo evidenziare quali sono effettivamente le problematiche su cui ci si confronta se si utilizza la bicicletta in ambito urbano. Questo è lo schemino, sempre di nuovo, questo rappresenta la corsia ciclabile lungo la carreggiata, e questo è un ipotetico percorso ciclopedonale o ciclabile separato. Nel caso di tutti gli incroci che incrociamo, che troviamo, anche tutti i passi carrai, se pensiamo a una delle nostre strade di Milano,
anno si percorre un ciclo pedonale sul marciapiede separato da una serie di presenze di percorsi di incroci, passi cavalli, eccetera. Come vedete, la visibilità, se percorre un percorso ciclo pedonale separato, la visibilità di incrocio ce l'ho proprio alla fine con l'automobile. Come vedete, se invece allontano il ciclista dal limite delle proprietà e quindi lo tengo in strada, la visibilità aumenta molto. E lo volevo evidenziare perché è stato fatto questo percorso ciclo pedonale al cenno esistente. Come vedete, l'automobile che spunta improvvisamente è assolutamente impercettibile. Ovviamente, se pensiamo di voler incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti in casa lavoro e quindi fare delle infrastrutture su cui il ciclista deve andare veloce perché vuole arrivare al lavoro velocemente, potete capire che è inimmaginabile un ciclista che qua arrivi senza frenare, senza avere la paura che qualcuno salti fuori. Ancora un problematico, secondo me, con la separazione è quando mi ritrovo invece davanti a un'automobile che deve svoltare, magari a sinistra, su una strada molto trafficata, come le nostre strade in ambito urbano, l'automobile in questo punto potrebbe rimanere anche 5-10 minuti prima di poter fare la manovra di svolta a sinistra. Con la corsia ciclabile il ciclista riesce comunque a percorrere la strada e non è impedito da questa manovra. Con i percorsi ciclabili separati, invece, come vedete, si è costretto a fermare aspettando che la manovra faccia l'automobile. Questo è il classico esempio. Come vedete, la ciclista deve aspettare che l'automobile faccia la manovra prima di poter continuare per il corso di questa. Ovviamente in questa maniera, se si fa un percorso così per due giorni, il terzo giorno si torna sicuramente all'utilizzo dell'automobile. Terzo, velocemente i corsi di realizzazione decisamente diversi tra una corsia ciclabile e un percorso ciclabile separato, e anche considerare gli spazi a disposizione, perché spesso le nostre strade non sono le strade spagnole larghissime, non sono le strade di Berlino, ma sono delle strade che hanno una determinata larghezza e quindi bisogna sforzarsi di riuscire a inserire comunque un percorso ciclabile senza realizzare poi dei percorsi, questo in teoria sarebbe un percorso ciclopedonale, ma come vedete poi il ciclista non lo utilizza perché assolutamente non riesce ad utilizzarlo nella maniera che vuole. Porto, anche in questo caso, un esempio, Berlino. Berlino ha più di 1000 km di piste ciclabili, di cui di questi 650 sono, o sarebbe meglio dire, erano ritagliati su marciapiede. Ma anche in questo caso, questo è un articolo uscito recentemente, il capo dei trasporti della città di Berlino sostiene che prima si pensava di tenere le biciclette lontane dalle auto fosse la cosa migliore, ma abbiamo visto che non è vero. Innanzitutto quella sicurezza è una risposta quando ci si avvicina un incrocio, e abbiamo visto perché. In un secondo luogo queste piste favoriscono gli incidenti con i pedoni. Terzo, il datore di un'auto fatica a vedere chi è in bicicletta, per cui anche le esperienze più avanzate dimostrano come questa tendenza sia quella di portare invece il ciclista in carreggiata. Vado di nuovo velocemente, il conflitto poi sui percorsi ciclopedonali è maggiore che con le automobili. Io con il pedone non so che percorso stia facendo, potrebbe il pedone con davanti sul marciapiede potrebbe decidere improvvisamente di girare e cambiare improvvisamente il percorso, cosa che è impossibile prevedere. Un'altra cosa che ho verificato spesso, sul marciapiede il pedone è l'unico percorso che ha, per cui ad esempio a Reggio Emilia, su tanti percorsi ciclopedonali esistenti, si è creato un conflitto tra pedoni e ciclisti, cioè il ciclista pretende di andare veloce anche sui percorsi pedonali, pretendendo che il pedone si sposti, ma in fondo il pedone è l'unico spazio che ha, è quello, mentre la bicicletta è comunque un veicolo. Ciò non vuol dire che tutte le categorie di ciclisti debbano andare lungo la strada, anche qui in ambito europeo. La cosa che si dice su tutta la manovalistica è che i ciclisti non sono un'entità omogenea, ogni categoria pone esigenze diverse, per cui come evidenziato in questa foto, ovviamente l'utenza più debole della bicicletta, le mamme con i bambini, l'anziano che chiede maggior protezione e meno tempi veloci di percorrenza per arrivare al lavoro, può benissimo andare su marciapiede ciclopedonale. Non ci deve andare chi invece va a lavoro. Tant'è che in ambito europeo questa è una guida all'uso del corretto dei percorsi ciclabili che ho realizzato sempre per i comuni di Reggio Emilia, ma mi piace sempre riportarla proprio perché si considerano come le due categorie diverse, ciclista tartaruga e ciclista lepre. Ciclista tartaruga, per intenderci, sono gli anziani, i bambini, le mamme con i bambini che chiedono la protezione, il ciclista lepre è chi invece va a lavorare e vuole le influenza dolce. Sono gli esempi di immagini. Berlino e le sue corsie ciclabili.
grosse, di grande traffico, dove questo intersenso di marcia, ma comunque la pista ciclabile, anche con la presenza di sosta. Quando a Berlino si realizzano percorsi su marciapiede è perché ha un marciapiede molto ampio, ma soprattutto una presenza di pedoni decisamente bassa, proprio per non creare il conflitto che abbiamo visto prima. Stessa cosa Berna, le corsie del trasporto pubblico anche per le biciclette, le corsie ovunque, corsie ciclabili in carreggiata, come vedete tra l'altro con marciapiedi sempre molto bassi, perché si vuole la massima permeabilità, addirittura realizzare delle corsie in incroci in situazioni per non immaginabili, può essere un incrocio che porta l'autostrada da una parte, una strada stradale dall'altra, ma la corsia ciclabile comunque disegnata. Anche in questo caso, come vedete, disegnata e rispettata. Parigi stessa è arrivata più tardi di altre realtà in ambito europeo più avanzate, però anche essa ha deciso di investire molto sulla ciclabilità. Corsie ciclabili, sempre su strade a grande traffico, sempre rispettatissime, e addirittura è arrivato anche questo tema che non tratterò, però come vedete anche il contromano ciclabile, cioè si ritiene spesso in alcune strade che sia opportuno far andare la bicicletta contromano per maggiore visibilità, per... Questo è un aneddoto che anche a Londra hanno iniziato, fino all'anno scorso aveva rinunciato a questa scelta, poi hanno beccato il sindaco in bicicletta andare contromano, l'hanno montato ed adesso stanno ragionando sull'opportunità di realizzare questo contromano. Una breve considerazione che mi piace da riportare, queste sono delle slide di un ingegnere sempre svizzero, cioè a cosa servono piste sicure se non usate perché poco attraenti o poco confortevoli, e mi piaceva le tematiche che riportava, cioè se le piste ciclabili fossero un oggetto da vendere sicuramente si presterebbe molta più attenzione in funzione dell'utilizzato del ciclista. Purtroppo invece spesso vengono realizzate perché ci sono i fondi da spendere. E questo ingegnere sosteneva, si dirà che quando sono rispettati però tutti i vincoli legali, le norme, i codici, non si può fare altro. In realtà invece lui riporta una cosa secondo me molto interessante, cioè paragona un po' la ciclabilità al vino. Io posso realizzare, posso produrre un vino buono, ma che se non sarà bevuto viene comunque buttato. La stessa cosa deve essere fatta per le piste ciclabili, che devono essere progettate dalla parte di chi dovrà percorrere. Cioè le piste ciclabili devono essere usabili, ma soprattutto usate. Questo è un esempio di nuovo, Reggio Emilia, purtroppo è l'esperienza che conosco meglio, purtroppo mi ci sono confrontato molto con la ciclopedonale, come vedete questi sono i marciapiedi ciclopedonali, ma anche in questo caso vedete il ciclista in carreggiata. Oltretutto, più si utilizza la bicicletta, più si riduce l'incidentalità di tutti i molti ciclisti. Questo è un esempio secondo me molto significativo, 12 anni, con uno studio austriaco, come vedete più si utilizza la bicicletta, più si riducono gli incidenti che la comportano. Questo è un po' il primo tema che voglio trattare sulla ciclabilità, ma assolutamente se vogliamo incentivare l'uso della bicicletta non è sufficiente realizzare solo infrastrutture ciclabili, ma bisogna completamente ridisegnare la strada per ridurre la velocità degli autoveicoli, dare continuità ai percorsi, proteggere gli attraversamenti pedonali e ciclabili e ridurre i livelli di incidentalità. Perché? Perché l'incidentalità ha dei costi sociali decisamente significativi. Nelle aree urbane l'80-90% dei pedoni ciclisti coinvolti in incidenti rimangono feriti contro il 5-10% degli automobilisti. Questo è un dato elevatissimo che in Italia ha un costo sociale per la collettività che equivale a 30 miliardi di euro, cioè il 2% del prodotto interno ogni anno viene speso a causa di questo modello e di questa incidentalità. Quindi intervenire sulla sicurezza delle strade vuol dire invece risparmiare i soldi collettivi. Solo un dato. In Lombardia equivale più o meno a 260 euro l'anno che spendiamo anche se non possediamo un'automobile. Quindi l'Italia si è preso l'impegno in ambito europeo
europei insieme all'Europa di riuscire a ridurre effettivamente l'incidentalità in ambito urbano attraverso la moderazione del traffico. Vado molto veloce. La velocità è il fattore determinante della gravità dell'incidente. Questo è uno schemino che in Europa conoscono praticamente tutti. Rappresenta la gravità dell'incidente a seconda della velocità dell'automobile. Per intenderci, se un pedone viene investito a 60 all'ora è come se cadesse da oltre 14 metri. Più riduco la velocità, più si riduce la probabilità di eccesso. Elemento fondamentale, tant'è che in ambito europeo la manualistica arriva a sostenere che la velocità 50 è incompatibile con la precedenza tornata ai pedoni. E questo è un altro schema, secondo me, molto significativo. Rappresenta il campo visivo a seconda della velocità. Quindi il campo visivo di un pedone, che vede tutto, il campo visivo a 30 all'ora, dove ancora i bordi sono ben percepibili, e il campo visivo invece che si ha un'automobile a una velocità di 50 all'ora. Come vedete già i bordi non li percepisco più. Un eventuale bambino che salta fuori tra le due automobili a questa velocità non riuscirei a vedere, non farei in tempo a frenare. Se riduco le velocità di percorrenza riesco ad avere maggiore visibilità. Teniamo conto che la media delle velocità di percorrenza nelle grosse città come Milano è ben sotto i 30 km/h. Ma è fatta di comportamenti che vanno a 50-70 all'ora, quindi una frenata e accelerazione frenata. Ma poi la media del percorrenza è ben inferiore ai 30 all'ora, che qua si vanno a dimostrare. A velocità ridotta migliora la sicurezza dei pedoni e ciclisti. Addirittura dimezzando la velocità, lo spazio di frenata si riduce di 3/4. Di nuovo questo rappresenta la macchina a 30-50 all'ora, lo spazio di reazione, cioè da quando l'input del cervello da l'input al piede di frenare e gli spazi di frenata. Come vedete ben differenti, tant'è che quel bambino che abbiamo visto che non percepiremo con una velocità 50 all'ora perché non vediamo i bordi, con i 30 all'ora riusciremo ad avere lo spazio sufficiente per frenare, 50 all'ora. Questo tema è molto importante e molto significativo, tant'è che in Inghilterra si fa sulla TV nazionale delle pubblicità di questo tipo, che però mi sembrano interessanti. Paragonabile assolutamente, avevo portato l'esempio di
signore Gioia. Eccoci. Assolutamente, era solo un esempio per portare un esempio di Milano, come vedete è abbastanza paragonabile e chiunque conosca un pochino le Mercure Gioia sa che questa attraversamento peronale è una follia, ed è fattibile solo quando veramente non passa neanche un automobile, se non si rischia di rimanere. Quello che è stato fatto è stata disegnata una fascia centrale più funzionale. Non sto a spiegarla, però sostanzialmente qual è la manovra tipica che crea l'incidente al pedone su questo tipo di strade? L'automobile che si ferma per far attraversare il pedone e quella dietro che sorpassa l'automobile che si è fermata investendo il pedone. Gli ultimi tre morti a Reggio Emilia erano stati proprio in questa maniera. Per cui questo tipo di intervento di riqualificazione di masse stradale è fatto proprio per evitare le manovre di sorpasso, proteggere, come vedete, gli attraversamenti, per cui il pedone può attraversare in due tempi e non deve attraversare tutta la carreggiata in un unico tempo, e quindi in queste aree è completamente protetto. E come vedete anche i ciclisti, il pedone attraversa tranquillamente, la corsia ciclabile c'è lo stesso, per cui il ciclista deve può andare tranquillamente in strada, il ciclista tratterà una sua marciapiede riqualificato, e anche un'attenzione particolare poi alla, ad esempio, del territorio. Chiunque utilizza la bicicletta a Milano sa che in teoria dovremmo mantenere la destra della carreggiata, ma spesso questa destra è totalmente impercorribile per una presenza continua di buche e ogni tipo di disincentivazione. Poi questi progetti comunque vengono premiati. Questo ad esempio è stato premiato dall'Università di Ferrara come progetto premio innovazione e qualità. Arrivo all'ultima tematica, velocissimo, le zone di rete e la ciclabilità diffusa. Sostanzialmente abbiamo detto quindi la rete portante delle ciclovie, realizzabile e da realizzare sugli assi di penetrazione del traffico, da riqualificare nelle modi che abbiamo visto, cioè va bene la realizzazione ma dobbiamo anche mettere in sicurezza le nostre strade. Il terzo passaggio è la realizzazione delle zone 30, cioè far diventare tutte le nostre zone residenziali delle zone dove le automobili vanno al massimo 30 all'ora. Perché? Perché le esperienze dimostrano che si ottengono ottimi risultati, che la qualità della vita aumenta tantissimo, addirittura aumenta il valore delle proprie case. Teniamo presente che il 90% dei tedeschi vive in zona 30, cioè in Germania non si riesce più a vendere una casa che non sia all'interno di queste zone. Tanto che il Parlamento europeo raccomanda vivamente di iniziare a realizzarle per dimezzare i morti per l'incidentalità stradale entro il 2020, ma questa risoluzione addirittura vuole diventare giuridicamente vincolante nel 2012. Non è ancora stata resa vincolante, però l'idea dell'Unione europea è farle obbligare le nazioni a realizzare queste cose. Perché? Il caso di Londra, velocissimamente, è durato 20 anni, ha coinvolto 20 grandi zone cittadine, questi sono i dati che dimostrano. Cioè realizzare zone 30 si potrebbero risparmiare 692 vittime ogni anno con 100 morti in meno. Un altro caso veloce, uno dei casi più famosi, perché? Perché come vedete è iniziato nel 79, noi oggi siamo nel 2012. Ma a Chambéry, città francese, questa è stata la riduzione dell'incidentalità dei morti e feriti nell'arco sostanzialmente di 20 anni, cioè quasi una riduzione di zero. Ma finalmente possiamo parlare anche dei casi italiani. Riporto l'ultimo dei casi, il caso di Torino. Ha iniziato a fare una vera e propria zona 30 su una zona che è nel Mirafiori Nord, un quartiere molto popolare, con 10.000 residenti. Questi sono i primi dati raccolti dopo 2 anni. Ci sono stati 2 anni di forte polemica. Perché? Perché sono delle cose nuove, perché come RC, come tutte queste soluzioni che in Europa vengono già utilizzate da anni, ma che per noi sono una novità, sono sempre difficili da digerire perché richiedono proprio un cambio culturale. Però come vedete i dati sono questi. In 2 anni non ci sono più stati feriti gravi, ridotti i giorni di prognosi del 75%, ridotto il traffico del 15%, ridotte anche le velocità di punta e quasi scomparsi gli incidenti. Ma volevo portare un po' questi 2 dati, secondo me invece molto importanti.
costo complessivo dell'opera è stato 660.000 euro, ma in due anni si sono risparmiati 1.500.000 euro, di cui solo 500.000 derivanti dei costi sociali sanitari. Ma ancora più importante, secondo me, sono i giudizi negativi che sono passati dal 19 al 7%, ma soprattutto dopo due anni è stato fatto un questionario dei residenti e il 68% dei residenti non tornerebbe indietro, nonostante i migliori problemi. Questo per dire che poi è importante che la politica ci creda, perché se non ci avesse creduto, dopo un anno di polemica, la politica sarebbe tornata indietro e avrebbe detto: scusate, abbiamo sbagliato operazione. Ci ha creduto perché in Europa hanno dimostrato che sono fattibili. Dopo qualche anno si iniziano a raccogliere i frutti. Tant'è che l'ultimo esempio che riporto su questa cosa, l'esempio di Grazia, è stata una delle prime città a rendere quasi tutta la città a 30 all'ora, come vedete, più di 800 km di strade secondarie tutte a 30 all'ora, ma volevo riportare un po' di nuovo questa cosa, cioè il consenso. Come vedete anche in questo caso, i primi anni di operazione il consenso è sceso, per poi risalire dopo il terzo anno e rimanere costante come opinione pro negli anni successivi, per cui bisogna resistere perché è un cambio culturale che chiediamo, ma poi i risultati si ottengono. Finisco, ho 5 minuti. Sostanzialmente era un po' per capire qual è il concetto dell'imparare il traffico misto della zona residenziale, è che noi abbiamo sempre condiviso la strada per corridoi, cioè corridoi per i pedoni, corridoi per la sosta, corridoi per l'automobile, tanto che l'automobile considera questo spazio stradale completamente suo, da impedire il meno possibile, da avere il meno pedoni possibili in mezzo che disturbino la mia percorrenza. In realtà la zona 30 trasforma totalmente questo concetto. Tant'è che, come vedete nell'esempio, quasi non si percepisce più la strada, è l'automobile che si muove lentamente all'interno delle zone in cui hanno la precedenza pedoni e ciclisti. Porto velocemente degli esempi di trasformazione, questa è tipica, ad esempio, secondo me molto significativa. Come vedete, questo è il tipico esempio di Wunderf olandese: prima avevamo il marciapiede, la sosta, la strada, è stata trasformata in questa maniera. Per cui è l'automobile che si muove lentamente, ma lo spazio pubblico ha continui eventi che possono essere la panchina, lo spazio giochi per i bambini, eccetera. Nell'esperienza questo è dimostrato che è fattibile, che la qualità aumenta molto, che la sicurezza aumenta molto, e queste sono le soluzioni, faccio vedere velocemente, alcune anche molto hard, nel senso che sono stati semplicemente messi di sasso in strada per far andare bene l'automobile. Ma quello che si ottiene veramente è questo, cioè se si va in Germania nei quartieri residenziali si ritrova veramente di nuovo bambini che giocano per strada, cosa che facevamo noi quarantenni quando eravamo 7, quindi più di 30 anni fa, cosa inimmaginabile oggi sulle nostre strade anche per le residenziali. Come vedete gli esempi, tanto che a Berlino si arriva a realizzare non nelle zone 30, nelle zone 10. Finisco con il paragone che ha fatto velocemente Alfredo prima. Ha fatto vedere Cascinano, ha fatto vedere il modello che hanno perseguito. Volevo far vedere invece l'Europa dove si sta andando, cioè si realizzano interi quartieri senza l'automobile. Un paio di esempi veloci. Questo è il primo esempio che riporto, quello di Amsterdam negli anni 90, 1000 persone ospitate, sentieri, piste ciclabili, eccetera, non ci sono strade all'interno. I risultati ottenuti sono questi: si contano 172 automobili e 1300 passa biciclette, ma soprattutto il 73% degli spostamenti avviene in piedi in bici, il 17% del trasporto pubblico e solo 10% in automobili. Ma secondo me è ancora più significativo di questi numeri. Abbiamo parlato prima del crescita aumentata dei 6.000 abitanti. Anche questo quartiere a Bauman ha 6.000 abitanti in 2.000 nuovi edifici, con un quartiere completamente senza auto, nel senso che possedere l'auto è possibile, ma il principio è che chi vuole possederla deve contribuire in maniera sostanziale al costo dell'infrastruttura. Per cui le famiglie che rinunciano a possedere una
automobile sono esentate dal pagamento della porzione di tasse locale destinata alla costruzione e alla gestione dei parcheggi, per cui una scelta incentivata dal fatto che vi facciano anche pagare il minimo. 6.000 abitanti è l'ultima slide, però faccio presente in Austria stanno realizzando un'altra, 15.000 abitanti, la chiamata Velo City, l'hanno solo progettata, la stanno per realizzare, hanno già venduto tutto, completamente. C'è la ricerca delle giovani coppie con figli che ormai cercano questi quartieri perché la qualità della vita è decisamente migliore delle nostre quartieri residenziali. Scusate la lunghezza e vengo. Abbiamo fatto le 11, l'altro intervento che ci chiedevamo di fare, però a questo punto dare spazio alle domande, sì, ma se io... possibile. Prego. Cosa dice Francesco? Ma non so se vale la spesa utilizzare le slide. Dico soltanto... Ok, allora facciamo un intervento perché... Sì, 3 minuti. Però prima volevo sapere, quindi lei ha risolto in questa maniera... Oltre che i problemi del traffico. Il microfono lo deve tenere. No, è che l'avevo spento io. Pronto. Allora lei ha risolto, oltre che i problemi del traffico, anche i problemi di inquinamento, perché toglie le auto e quindi siamo a posto tutti qua. O mi sbaglio. L'utopia è bellissima. Tommaso Moro se ne ha parlato spesso. L'utopia è importante, fondamentale, però io ritengo che si debba parlare di provvedimenti sostenibili, non provvedimenti che si rifacciano al bello e non all'ultimo. Io volevo innanzitutto ringraziare per tutti per che mi si dà la possibilità di parlare, ma volevo anche dirvi che vi porto una buona novella. La buona novella consiste nel fatto che in un modo semplice si possono eliminare le emissioni in un certo modo, e con un progetto che noi abbiamo approntato per la città di Milano, un progetto che si basa... Per sapere chi sei. Per sapere chi sono, mi chiamo Francesco Morfini, faccio parte del Centro di Rinascita Europea che si occupa di energie rinnovabili. Detto questo, volevo dirvi che effettivamente abbiamo preparato due ideucce, piccole idee, che si basano uno sulle energie rinnovabili e in particolare sul ibrido solare. E l'ibrido solare è quel collettore che sfrutta per 60% le emissioni solari, in quanto oltre a utilizzare il solare per fornire energia elettrica, e ugualmente utilizza l'altro aspetto del solare per fornire energia termica. L'utilizzazione di questo collettore nel nostro progetto sarebbe capace, per quanto riguarda per esempio i condomini a Milano, di ridurre le emissioni di gas serra di un 35%. Avevamo, forse parte del, facciamo le slide perché è più facile, e riusciamo a farlo, ma 5 minuti. Dove partiamo? Partiamo dalla prima slide. No, non quella. Vai sul programma PPT, sì, perfetto.
La prima slide è quella. Mi si può togliere il... Siete iscritti a... Il tema era stato cioè una delle cose che si proponeva organizzare a brevissimo. No, ma io non voglio dare un pubblico, giusto per fare un pubblico specifico sul risparmio energetico. Non è soltanto il risparmio energetico. Attivare la scienza energetica, le nuove tecniche esistenti, non si riesce a mettere in piuttosto modesta, sicuramente un breve intervento per dire che esistono soluzioni. Quanto le altre possono veramente contribuire a migliorare la qualità dell'aria e anche solo delle soluzioni. Semplicemente abbiamo un tempo, sono già le 11 e abbiamo una decina di domande circa. Per cui se avanza tempo senz'altro dobbiamo di mostrare di essere in questa fase non si riferisce in maniera più completa la società. Magari poi mettiamo dopo. Quello del dottor Intervizzi. Ho tre domande, le faccio in fila, poi vediamo se poi le ripeto. La prima ci chiede come fare in tempi brevi a misurare il diametro a picella attraverso misurazioni attendibili e continuative e come possiamo comunicare efficacemente il problema ai cittadini. Esempio, mettere i fuori dalle scuole, delle aree giovani e punti donati della città. Questa è la prima. Poi ci chiediamo ancora quali esami del sangue e qualche altro ancora possiamo fare se vogliamo verificare la nostra esposizione agli inquinanti. E l'ultima domanda, se esistono dei sistemi per depurare l'aria, come ad esempio piantare le piante. In questo momento siamo ancora piuttosto lontani dalla
uno può fare, più o meno ci sono c'è la possibilità di fare dei calcoli, delle esposizioni di un certo tipo, per esempio una statua molto inquinata facendo due conti di quanto può essere un peccato o altri inquinanti, per fare quello che per i fumatori viene fatto comunemente del calcolo della parchias, cioè l'esposizione cumulativa, che significa un fumare 20 sigarette al giorno, cioè un pacchetto al giorno per un anno, assomma un pacco all'anno, un pacchia, e quindi se io faccio dei calcoli, posso stabilire che sono fumato 10 sigarette al giorno per un anno, 0,5 pacchia, sono fumato 2 pacchetti al giorno per 20 anni, sono 40 pacchia. Questo tipo di, e questo piace ricordarlo sempre perché poi l'inquinamento all'alimento ci si dimentica che c'è anche il fumo, tanti lo ricordiamo, faccio parte del centro di fumo dell'Istituto di Fumo, è una cosa importante fare riferimento anche a quello. Per cui prima o poi uscirà un calcolo di questo genere, per cui ci sarà possibile dire io ho 60 anni e il mio danno di black carbon per anno è stato tot. Questo sicuramente potrebbe essere un indice di rischio. Se esistono, esistono dei sistemi per recuperare l'aria. Ci sono dei sistemi per andare indoor, ovviamente, è possibile, ci sono dei filtri elettrostatici, dei filtri EPA che sono ancora più efficaci, hanno un certo costo però spazio. Se vengono usati sempre più frequentemente, ci sono parecchi dati di letteratura, soprattutto soggetti asmatici, allergici, ma anche soggetti che in realtà sono sensibili anche alle polveri che entrano dall'esterno nelle nostre case, come dicevo prima, ricordiamoci che al 70-80% dell'inquinamento urbano esterno delle polveri è presente e poi si trasferisce all'interno delle nostre abitazioni, e questo è un problema che forse potrà essere, ci sono gli architetti che sono molto più esperti di me, mi pare che è possibile anche per moderne, più sane, ecologiche, che sono questo profilo. Grazie. Tentativi invece ci chiedono, come il referendum diceva 5 euro per auto, dovrebbe uscire un scritto, con agevolazione per i residenti, e 10 euro per i veicoli merci. E ad oggi l'unica agevolazione sono proprio i veicoli commerciali, con tariffe da 3 a 5 euro. E ancora, cinco, attiene posizionato le fermate in funzione dello scorrimento del traffico, invece che dell'interesse dei trasportati. In particolare, dove più linee si incrociano, le fermate sono molto più distanti, ad esempio per quella Gioia e per il Sondrio, si pensa di intervenire in qualche modo. Non è verissimo che in centro le fermate siano così vicine, ad esempio la linea 14, la fermata Orefici e la successiva linea 7. Anche in RC, insomma, occorre segnare le mappe attentamente. La prima questione mi sembra la più sostanziale, in effetti così, la proposta del referendum che va al rapporto del fiume, poi l'indicazione tariffaria che abbiamo dato, che è scomparsa dal progetto referendario, che garante ha detto che fosse troppo vincolante, era esattamente così, come vanno. Due tariffe, 5 euro per i veicoli privati, 10 euro per i veicoli merci, veicoli commerciali, e agevola mantenere la agevolazione che viene praticata comunque per i residenti dell'area tariffata, in effetti questo è l'elemento che ho criticato, potrebbe dire che sia stato sbagliato da un lato, cedere, chiariamoci, i veicoli commerciali sono una quantità ridotta rispetto al totale fatto veicolare, 140 litri dell'acqua, ma è responsabile di circa il 30% per la quantità, l'intensità di utilizzo e anche la velocità dei mezzi, del carico inquinante, 30% per quanto riguarda il congestionamento e carico inquinante. Per cui non si giustifica, secondo me. A breve, io senza parole, perché per il principio che si diceva prima, il principio di equità, a te il cittadino che vuoi entrare nella zona meglio servita della rete di trasporto pubblico, utilizzo il pedaggio come disincentivo, o come diceva l'interpretazione di
pubblica sulla società. E dunque, chi trasporta le merci, può trasportare le merci sul tram, sull'autobus, per cui era sicuramente ragionevole prevedere una forma di ciclo, ma sarebbe stato più razionale concedere questa agevolazione vincolandola al rispetto di una finestra lavorale. Ad esempio, fare 5 per tutti, però eravamo convinti che servisse di giornalizzazione del giorno per i veicoli commerciali, proprio per razionalizzare l'utilizzo del magazzino strada da parte dei mezzi commerciali, cioè molti mezzi commerciali che viaggiano vuoti con carico di internalizzare questo costo, questo uso della strada come magazzino di tutto, come il fatto di avrebbe significato, però aveva già iniziato ad avere questo effetto come passo una riduzione il numero di mezzi che circolano e su mezzi più carichi. È stata deciso un'altra strada, secondo me, sbagliata, spero che venga corretta. Ad esempio, la concessione di agevolazioni si giustifica, ma vincolandola alla finestra orale fuori dagli orari di punta. Per esempio, tra le 10 e le 16.30, il tempo denaro viaggia mezzo commerciale, viaggia meglio il resto della città, della mobilità, sia pubblica che privata, negli orari. Quindi spero che questa cosa sia ripresa. Il resto, certo che ci sono cose da rivedere, certo che va messo in piedi. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' impressa da parte di ATM, che ATM avviasse oggi contestualmente all'avvio di Area C la modifica di addestramenti e dei percorsi di tre linee di forza di trasporto pubblico, forse per qualche ora, qualche giorno, qualche settimana prima di sperimentazione, per capire l'utenza come rispondere all'efficacia, potrebbe essere una cosa sensata. Ripeto, ATM è l'elemento da tenere sotto monitoraggio e da con cui lavorare per pensare sicuramente necessari aggiustamenti in corso d'opera. Grazie. Due domande per la regione Luca. Cosa ne pensa della liberalizzazione dei taxi e come fare per migliorare il servizio in generale? E un'altra, perché non si avvantaggia il taxi elettrico nella concessione delle licenze agevolate anche per stimolare il mercato? All'interno della fascia esterna per portare all'ospedale che tipicamente
forza, non c'è, c'è un solo ospedale in Milano che sta solamente in comunità. Quindi ci sono davvero fasce di segmenti di domanda che potrebbero davvero essere inseriti da altre tipologie di spese, ma sono rigorosamente collettive, nel senso che il taxi individuale è un'altra cosa. Ripeto, poi ci sono anche le meccanismi di compensazione anche monetaria per riuscire a gestire questi tratti, però c'è un punto di partenza, c'è un punto di arrivo che mi pare necessario per seguire, c'è in mezzo tutto il mondo da questo punto di vista per traghettare un tempo con difficoltà possibilmente e deficiente anche dal punto di vista tecnico-economico, come si fa esattamente, ecco, è un tutto da dettare, ma non è ancora nessuno tutto quanto, poi te ne giro, pare che la confusione sia ancora molto 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 forte su quel cielo. Certamente non si fa di prezzi, questo non si può. Grazie. Allora, se hai domande da volte, chiedo, i dati sul costo individuale comprendono anche i bambini, cioè i 250 euro a persona, anche a loro quindi costiamo 250 euro all'anno. L'altra domanda è, meglio gli autovelox o i dissuasori o le aree 30? Alcune aree. L'ultima, ti dico che mancano i soldi, questo è quello che non penso di tutte le proposte che si fanno. Una proposta, che dire, è possibile usare i controllali, che esistono solo quindi i luoghi come queste ciclabili, senza fare grandi interventi, quindi ci sono degli interventi intelligenti per cui la scusa del siamo senza soldi cade. Ripeto, scusa. Sì. No, vabbè, sulla prima cosa che risposto, sì, vabbè, anche i bambini, per cui una famiglia, moglie, marito e due bambini piccoli vuol dire 1000 euro a prescindere dal possibile. La domanda è meglio che un problema sono le esperienze di zone 30, avevo dei dati dell'esperienza di Monaco, non li ho portati, però ha dimostrato come la realizzazione delle zone 30 ottiene una riduzione delle velocità di incidentalità pari al 15-20%. Accompagnare la zona 30 con una verifica costante delle velocità attraverso gli autovelox si arriva al 75%, cioè sono strumenti integrati assolutamente. In Italia dove l'autovelox è praticamente non utilizzato, quando viene utilizzato spesso per fare cassa, cioè non con la logica della sicurezza, ma con tutte altre logiche, però sono strumenti assolutamente necessari e fondamentali. Non per caso appena passiamo da primo uno sta dietro la velocità. Ma esiste Milano un autovelox con la 30? Perché io vedo non solo alle 50, cioè 50 all'ora c'è l'autovelox. Sì, sì, sì. Alle 30 l'autovelox esiste a Milano? Però appunto gli effetti sulle zone 30, i risultati sono migliori se controllati anche con l'autovelox. L'ultimo sul discorso delle piste ciclabili, se è possibile adattare esistenti a... Secondo me, ad esempio, il controllare deve pensare alle fototeste realizzate, più che pensare al controllare come pista ciclabile, pensa al controllare con una strada 30, su cui mi assicuro che le velocità dei mezzi a motore non possano superare i 30 km orari e quindi a quel punto non ho più bisogno di disegnare la pista ciclabile, ma la strada stessa diventa ciclabile perché ho ridotto le velocità, che poi il tema della ciclabilità diffusa di cui forse ho perso nella presentazione. Però la logica anche all'interno delle zone 30 è che non vada a disegnare delle piste ciclabili anche nelle zone residenziali. I pochi soldi a disposizione che ho li spendo per la sicurezza in modo che i ciclisti possano percorrere le strade senza grazie. Adesso sono un compagno di un'altra che stiamo mangiando, velocissimo.
per Ibernizio, dottor Ibernizio, mi sono chiesto come mai queste analisi epidemiologiche, peraltro note e importantissime, non sono state recepite dalla normativa europea. Si continua a parlare di PM10 e non delle interrelazioni sinergie tra patologie respiratorie e cardiovascolari. Mi sono chiesto come mai sia in ritardo il Parlamento europeo. E a Milano si continua a parlare di PM10 e PM10 quando invece è un problema molto, molto più. In osservazione seconda, come difendersi nell'abitacolo? Cioè, noi siamo cittadini, siamo in coda, no? I filtri dell'auto in teoria non funzionano, non sono in grado di. Spegniamo il riscaldamento, la prima forma che viene in mente, no? Per tutelarsi da queste particelle, no? Mi sembra che sia un accorgimento utile, si sta un po' freddo, magari si è un po' accorto, ma si spiega un po' più pulita. Terza cosa, lei parlava prima del decadimento della concentrazione, diciamo, del capo. Lei parlava di distanze orizzontali, parla a 360 gradi, cioè peso specifico della particella talmente elevata che sia in verticale che in orizzontale c'è cioè stesso per il punto del decadimento, oppure cambia, cioè andato verso l'alto in sostanza. Le particelle sono a distanza da un punto fisico, diciamo un punto fisico di emissione di un decapo, e pariteria che c'è in orizzontale 100 metri verticale, cioè abitare a ventesimo grado, come abitare a 500 metri dal punto di emissione del decapo. Grazie. Rispondendo all'ultima domanda, questi dati precisamente non li conosco, perché li conosco bene il professor Westerberg, mi hanno fatto gli studi sulla gradiente verticale del mercato e mi sembra che sia abbastanza simile a quello orizzontale. Però non sono sicurissimo come si può avere in mano la letteratura. La prima risposta alla domanda sulla come mai l'Europa non ha ancora preso una decisione rispetto all'introduzione del black carbon come parametro normativo, normato. Ecco, in effetti la sta prendendo, c'è una prevenzione, è possibile andare a visionare il documento redatto dal panel di esperti, Commissione per la Comunità Europea, fine ottobre 2011, che conclude proprio a favore dell'utilizzazione, probabilmente a partire dal 2012, del precarbon alla pari, come metrica ufficiale, alla pari di PM10 e cosa via. Quindi c'è questa probabile diciamo, novità nel 2011 rispetto al precarbon come parametro normale. La terza piuttosto che in bicicletta, la mascherina, se sono strumenti efficaci, il fatto di eliminare la reazione o la mascherina si sono sì, nel caso della macchina, cioè, nel caso della bici la mascherina. Sì, ma sicuramente è necessario avere l'esposizione dei filtri, cioè quelli che riescono a intrappolare le nanoparticelle, perché sono quelli più costosi, e però la tecnologia può portarci con i filtri antiparticolato, potrebbe sappiamo ancora l'esito del mondo reale, insomma, però esiste una possibilità tecnica. Le mascherine per i bici sono efficienti? Allora, le mascherine utilizzate, quelle che si comprano al supermercato per 0,1 euro, non sono efficaci perché sono efficaci sono particelle molto grossolane, quindi riducono solo di poco, come abbiamo visto il problema sulla nanoparticelle. È chiaro che bisogna trovare un modo, qualche cosa che funzioni, perché altrimenti l'alternativa sono le maschere antigas, quelle con le proboscide, che sono quelle sì, aiutano. Per ora non ci sono delle soluzioni a basso costo e così facilmente portabili. Dobbiamo lasciare passare perché sennò non possiamo tornare in mezzo. È un flash, giuro che è un flash. Il violinista si sente gratificato nel suo percorso grazie a
si estende per tutta la metropolitana di Stoccolma. Milano, fate quella stagione, molto poco, pare a 5. Due strade del prestigiosissimo Carlo Pascale chiedono che siano loro concessi permessi speciali per potersi recare al posto di lavoro